Buonasera di nuovo a tutti e a tutte, rieccoci qua, ciao ragazzuoli, ragazzuola. Buonasera. 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 Salve. Salve, salve. Allora, noi ci siamo giusto salutati e poi siamo andati subito in registrazione perché abbiamo detto così tanto il riassuntino eventuale lo facciamo direttamente registrato, che credo che servirà un po' a tutti, anche se in realtà... Allora, ci sono delle cose che... due cose che vorrei fare prima, in realtà. Anzi, una cosa. In chat, come mi aveva chiesto il buon Hammer, aveva detto, ma noi abbiamo dei punti storia, degli story points, oppure no? E... gli story points, come gli ricordavo, ovviamente appartengono ai giocatori nelle avventure cinematiche, si usano solo nelle avventure in modalità cinema, e appartengono ai giocatori. Che cosa vuol dire? Che se qualcuno aveva già giocato con me un'avventura in modalità cinema e aveva conservato alla fine dell'avventura dei punti storia non utilizzati, quei punti possono effettivamente essere utilizzati nell'avventura che si gioca insieme dopo, cioè questa. Quindi... Hammer, tu avevi giocato con me, che eri in realtà sempre uno che sparava, o perlomeno che è, però era... cosa avevamo giocato? Dead Orbit, vero? Se ricordo bene. Sì, ero Torrenson. Eri Torrenson, esatto. Oh, il tranquillissimo Torrenson. Andatevi a ribeccare la giocata, che c'è anche quella registrata. Sempre personaggi sani di mente, giustamente. Sempre, diciamo, un feeling per i più stabili, io. Sì, sì, assolutamente. cioè, l'unico con le armi, Torrenson, è assolutamente instabile. E in realtà non, io non mi ricordo, cioè tu avevi detto che non ne avevi usati di punti storia. No, ricordo minimamente di averne usati. Poi l'ultima sessione l'ho giocata un quarto circa, perché poi non c'ero, quindi non mi sono usati. Io me ne metto uno e fine, dovesse essere utile. Tanto... Esatto, tu te ne puoi mettere uno, così tanto il massimo che se ne possono avere sono tre, perché i punti storia vengono dati alla fine di ogni atto se avete seguito la vostra personal agenda. Noi non abbiamo ancora finito il primo atto di questa avventura, ve ne rendo edotti, infatti non ho dato nuove personal agenda. Che il primo atto è molto complesso, perché è dove si svolge in realtà gran parte dell'indagine, gli altri ci sono altre cose succose, ma dobbiamo ancora finire il primo atto in realtà. E in realtà anche la nostra Silva avevi giocato con noi a Dead Orbit, vero? Oppure no? Ero il dottore. Sì, eri il dottore, infatti. Infatti. E tu ti ricordi se avevi conservato dei punti storia, no? Ti ricordi? Non ne ho la più pallida idea, ma il dottore è talmente nervoso che se anche avesse fatto qualcosa non se lo ricorderebbe, quindi... Certo. Non ti preoccupare. Datti un punto storia allora anche tu, perché in realtà... perché qui ovviamente c'è un manipolo di duri e puri, perché anche Kairos, la nostra Luca Mason, era sì, con me. Ma io l'ho usato. Tu, allora, perché era una roba strana però, perché noi abbiamo giocato un'avventura che poi c'era appunto anche... c'era appunto anche Silva sempre, quella che c'è anche quella, la trovate sul canale Immaculate, dove però non c'erano gli atti, cioè era un atto unico. Era senza atto e mi ricordo, guarda, cioè non sono andato a rivedere la registrazione perché sono rimasto indietro nel rivedere quella registrazione, ma sono sicuro di averlo usato... perché il mio personaggio aveva... Okay. Era un po' in crisi e aveva fatto un po' di cose, l'ho usato, guarda, sono okay. Al 99%. E allora direi che siamo a posto così, direi, poi se vi viene in mente qualcosa me lo dite, ma direi che con questa cosa siamo a posto. Poi
il riassuntino in realtà è che voi stavate per fare un'irruzione alla vecchia raffineria, ma con delle notizie che avevate recuperato, avevate scoperto che Carvaio e Wojcik erano andati al San Rocco Medical Facility. E infatti, venendo qui, avete trovato il buon Carvaio che era sotto, diciamo, sottiferri o perlomeno sotto analisi da parte del dottor Litvin, che lo voleva operare per cercare di salvargli la vita, perché aveva visto che aveva ovviamente un organismo estraneo dentro di lui. Wojcik invece, di Wojcik nessuna traccia, perché aveva lasciato qui Carvaio dopo che era stato malmenato c'era stata, diciamo, una colluttazione con i ribelli che volevano portarli con loro, lui non voleva, era stato malmenato, Wojcik l'aveva, diciamo, portato via. Poi Wojcik se n'era andata, lo aveva lasciato qui all'ospedale, se n'era andata, e da quello che più o meno avevate scoperto, pare, penso che l'avesse scoperto Hammer interrogando un paziente che si era rivelato essere poi un ribelle che aveva subito un colpo di arma da fuoco da parte di un posto di blocco, Wojcik in realtà era stata, nel momento in cui era uscita dall'ospedale, era stata ricatturata dai ribelli e quindi ora dovrebbe essere usata, come avevate saputo nelle scorse sessioni, come merce di scambio con l'UPP, diciamo, per ingraziarsi, perché i ribelli si ingraffino, diciamo, l'Unione dei Popoli Progressisti, che in maniera abbastanza imminente pare invaderanno anche questa luna per prendere le risorse petrolifere, sicuramente, perché questa luna è un giacimento petrolifero enorme. Il problema, avevate scoperto, che pare che ci siano dei crolli e una strana polvere nera al posto del petrolio, dei crolli, diciamo, dove ci sono i pozzi petroliferi o alcune tubature, e sembra che siano dei microorganismi che mangiano il petrolio. Quindi un sabotaggio, forse, non si sa da chi, dall'interno, dall'esterno, ancora non si è capito bene. Oltre a questo, il buon Carvaio, che non è stato operato, ma diciamo che è stato epurato in un altro modo, con le fiamme, da parte di Mason, cosa ha fatto? Ha anche rivelato, poco prima di morire, che tutta questa storia di loro che sono infetti, questi mostri che nascono dalle persone, eccetera, sia tutto opera dello stesso corpo dei Marines. Cioè, pare che ci siano degli esperimenti segreti in corso a Fort Nebraska, pare, e insomma, quindi, per aggiungere merda alla merda, sì, pare che quindi loro non siano quasi neanche dei disertori, ma fossero fuggiti in qualche modo per salvarsi le penne da questi esperimenti poco chiari. Oppure no, oppure sì, non lo so. Erano considerazioni che voi avevate fatto e supposizioni che avevate fatto. Eravamo a questo punto qua perché, per aggiungere altro, è stato, visto che il vostro compagno Marine, Ruth Dante, la Marine Ruth Dante avvertiva dei dolori alla schiena, aveva avuto dei riflussi gastroesofagei, insomma, cose così, pensava che le fosse andato, cioè che le fosse andato storta la digestione dell'ultimo rancio, ma invece il dottor Litvin l'ha esaminata e pare che abbia un tumore, o qualcosa che sembra un tumore, che si sta sviluppando all'altezza dello sterno, più o meno. E ci eravamo lasciati con voi che volevate lasciare, appunto, il soldato Dante nelle mani del dottor Litvin per eventualmente operarla e decidere poi che cosa fare. Questo mi pare che fossero tutte le cose salienti che erano
successe e che avevate scoperto. E ci eravamo in realtà lasciati, allora lo dico per lo chiedo ad Hammer, in realtà io te l'avevo già chiesto, ma poi mi dici tu che cosa vuoi fare. Noi ci eravamo lasciati che tu volevi uccidere, o anzi avevi ucciso in teoria il ribelle dopo averlo interrogato. Era steso sul lettino, inerme, però mi è venuta in mente una cosa, che a livello di regole, questo lo dico anche proprio per chi ci segue, in Alien, quando vuoi fare proprio... se uccidi qualcuno mentre combatti, è un conto. Se invece c'è una persona inerme, che quindi è già stata resa inoffensiva, e la vuoi uccidere, quindi le vuoi dare il colpo di grazia, vuoi fare un'esecuzione a tutti gli effetti, bisogna fare un tiro di empathy e fallirlo, in maniera tale che i sentimenti, fra virgolette, o gli scrupoli non prendano il sopravvento e ti impediscano di uccidere questa persona. Ora, io ti chiedo, quello che noi abbiamo visto, cioè tu che massacravi di botte il ribelle steso sul lettino, come da ogni film che si rispetti, poteva anche essere nella mente di Hammer. E poi noi ci risvegliamo e ce l'hai lì davanti, pronto per ucciderlo oppure no. Tu cosa vuoi fare? Vuoi che quella scena in realtà si sia verificata, come l'abbiamo raccontata la volta scorsa, o vuoi effettivamente fare il tiro di empathy e vedere che cosa succede? No, a me sta benissimo fare il tiro di empathy, a parte, vabbè, per essere proprio più attenenti alle regole, ecco, più. Sì. Ma poi Hammer è comunque un pazzo di per sé, perché come caratteristica c'ha uno empathy, quindi questa qua, per rimanere vivo, graziato da Dio, e se lo fosse, ben per lui, ecco. Ha una possibilità su 6 di sopravvivere, diciamo. E in questo caso, essendo un tiro di empathy, quindi un tiro di attributo, in teoria non ci va lo stress. No, esattamente. Quindi devi o semplicemente non consideriamo i risultati dello stress se te li tira, oppure apri la finestrella col tasto destro e non so se si può togliere da lì anche volendo. Allora lui mi dà bias modifier e stress modifier, non c'è niente, c'è 0 e 0, quindi lascio 0. Io di stress quanto hai? 3. Potresti mettere stress modifier meno 3. Ok, vediamo se così dici... funziona. E invece... Allora, ragazzuoli, ecco, queste sono le cose belle. Sono le cose belle perché c'era una possibilità su 6 che Hammer uccidesse. Quindi, secondo me, c'è proprio questa scena. Noi c'è, no, tipo serie TV. Noi ci siamo lasciati con Hammer che si immaginava questo massacrato di botte e con la testa sfondata a pugni. Poi però torniamo un attimo, ricomincia la puntata, ci troviamo con Hammer di fronte al lettino e ci rendiamo conto che tutto quello che lui si era, che questo ribelle massacrato, era tutto nella sua mente, era quello che lui voleva fare o avrebbe voluto fare. Quindi sai, probabilmente il pugno tremante, ma c'è qualcosa che ha proprio a contro ogni aspettativa e logica ti sta impedendo di fare fondamentalmente un omicidio a sangue freddo, perché di questo si tratterebbe. Che cos'è secondo te che ti sta impedendo di farlo? Perché questo potrebbe essere anche carino, che poi ce lo ritroviamo anche dopo, come qualcosa sta cambiando in Hammer, oppure sì oppure no. Hammer era pronto per spaccargli la faccia e si blocca per due motivi principalmente. Sente i passi del medico di turno che dal corridoio sta camminando verso la stanza 2, dove si trova anche appunto Hammer, mm-hmm. probabilmente attratto a un po' di confusione, e poi perché gli viene in mente che Hammer aveva già sottratto degli X-Steam a questi ribelli, roba sintetizzata sulla colonia, un po' più di qualità inferiore rispetto a quello a cui è abituato, ma diciamo...
di cui ne avrebbe assolutamente bisogno. Quindi la sua mano si blocca, gli viene subito questo strano pensiero, i passi lo aiutano, diciamo, fanno sì che si fermi ulteriormente, quindi appoggia la mano, la abbassa, appoggia il cazzotto che si appoggia sul lenzuolo del lettino dove è sdraiato il ribelle. Mm-hmm. E gli dice a questo tizio: dov'è la tua roba? Dimmi che hai qualcosa con te, dov'è la tua roba? E si guarda intorno, guarda se c'è uno scaffale, una giacchetta, un armadietto dove viene tenuta la roba dei pazienti. Allora, c'è molto probabilmente un piccolo armadietto, un comodino, qualcosa del genere, dove c'è... Ma tu lo vedi che lui in realtà ha addosso ancora una specie di divisa, insomma, di tuta, che è stata aperta, è stato medicato, diciamo, di un po' di urgenza per poi essere sistemato meglio, quindi ha probabilmente il pantalone tagliato, insomma, o la manica dove era stato colpito da questo proiettile, quindi i suoi vestiti, diciamo, ce li ha ancora addosso, fra virgolette, e lui ti dice: io non avevo un cazzo con me, le poche cose che sono lì dentro, e ti indica un comodino. Cosa vuoi fare? Derubarmi anche? Hammer è molto diretto e gli dice: hai qualche dose con te? E va verso il comodino proprio. Ce l'hai, vero? Lo so che ce l'avete, che gira sta merda anche qua. Allora, io ti direi che ce l'ha. Ti dico subito che è una cosa che mi sto inventando al momento, ovviamente. Ce l'ha. Non ti faccio neanche fare dei tiri, proprio lui dice: sì, qualcosa dovrei avere. C'è un pacchetto di sigarette dentro, dietro le sigarette, beh, c'è un iniettore. Tu effettivamente prendi, c'è un pacchetto di... come erano le sigarette quelle che c'erano anche in Dead Orbit, le non mi vengo, le, tipo le, non le Elephant, com'è che erano vabbè, una roba del genere, comunque vabbè, e un pacchetto di quelle sigarette lì, e dietro ad alcune sigarette effettivamente tu fai scorrere e c'è una piccola fialetta che lo vedi, è un iniettore di quelli automatici, no? È col laghetto che esce in maniera automatica una volta che premi. È una piccola dose, pari più o meno alle tue. Il problema è che non è una dose standard, cioè quello che tu avevi con te erano dei farmaci più o meno regolamentati, comunque. Erano stati... li avevi presi alla base, erano... stati fatti apposta per le tue necessità. Questa non hai idea di che cazzo sia. Non ho idea, nel senso che potrebbe anche non essere un X-Steam, cioè non è lo stesso tipo di stimolante. È sicuramente uno stimolante, perché se tu glielo chiedi lui ti dice: sì, è un X-Steam, poi insomma, sono dei cocktail che facciamo noi, abbiamo uno che ce li fornisce, ma... però non ti sa dire che cavolo c'è dentro, chissà con che cosa l'hanno fatto, capito? Quindi gli effetti che potrebbe avere... Te li sei mai fatti, amico? Ti sei mai fatto roba del genere, te? Insomma... Secondo te perché ce l'avevo in quel pacchetto, Cristo? Me ne volevo sparare uno adesso, ma... Beh, non lo so. Mi hanno già iniettato talmente tanta di quella roba quando mi hanno tolto il proiettile che non volevo fare stronzate. Beh, è roba buona, è roba forte, sì. Sai, ogni volta un effetto diverso. È sempre una sorpresa. E Hammer, con delicatezza, nonostante le sue manone, sfila questa dose dal pacchetto, gli lascia il pacchetto lì, la tiene fra le due dita. E praticamente a livello di vista incrocia la fialetta, la mette di fronte fra sé e il paziente, diciamo, questo ribelle nel lettino. Mm-hmm. Chiude un occhio
guarda un po' il contenuto e gli dice: beh, oggi sei fortunato, è come il giorno del tuo compleanno, questa roba qua equivale alla tua vita. La prende e se la mette insieme alle altre, dopodiché se ne va e se ne torna si rincammina per andare verso i suoi compagni. Perfetto. Allora, fammi vedere una... Ma tu i tuoi X-Team... Ah no, ce li avevi, ok. Quanti ne avevi ancora? Fa vedere. Ok, ne avevi 4 ancora. Mi pare 4. Quindi siringa di X-Team... facciamo una roba, guarda. Te lo do in inventario qua. Vediamo un attimo, oggetti... Vediamo se ce l'ho. No, ma allora faccio così, perché così lo segniamo. Allora, Master, però aspetta un attimo, perché sì. Noi siamo nella fase dello sci, cioè io mi posso calare lo stress o no? Perché se io non mi posso già ora calare lo stress per questioni proprio di, insomma, della dipendenza di Hammer, io questo qui non fa neanche a tempo a mettermelo in tasca, cioè esco nel corridoio e me lo faccio. Cioè, se invece me lo posso calare di mio lo stress, già ho 3, magari me lo faccio più in là, però se so che è passato il tempo, non me lo mette neanche, me lo faccio subito e fine. Allora, più che altro, vabbè, te l'ho data comunque per tenerla separata dalle altre. E, tu più che altro ne avevi 4, tu hai calato la quantità mentre la usavi, le altre? Sì, perché ne avevo trovate altre 2, mi pare, quindi me ne sono fatte 2. Sì, sì, l'ho calate. Beh, tu conta che, allora, facciamo presto a fare i conti, è una per ogni shift. Quindi se tu te ne devi fare una dose ogni 6 ore più o meno, quindi sono 4 al giorno. E sono passate ad ora? Eravamo più o meno nel secondo shift, dobbiamo entrare nel terzo, che diciamo che nella prossima scena, quando cambieremo scena, secondo me saremo più o meno nel terzo shift. Quindi ancora potrei farmela abbassare? Ok, vabbè, allora sì, lo lascio nell'inventario, lo userò poi. Ok. Poi decidi tu se usare quello lì o se prima finire quelli tuoi, diciamo, regolari. Sì, sì, certo, ok. Ok, perfetto. Finita questa scena qua, che ci tenevo a fare perché è una cosa secondo me carina, il fatto che bisogna tirare per uccidere qualcuno, non è così matematico che succeda, giustamente. Vi chiedo... Ripasso la palla a tutti gli altri voi, poi immagino che tu, Hammer, bene o male, raggiunga anche gli altri, e mi dite cosa volete fare, cosa avete deciso di fare con Dante, quindi se la volete lasciare qui dal dottor Litvin, e se vi spostate appunto dove volete andare. Silva vuole sicuramente lasciare Dante al medico, al dottore, per estirparle quel tumore che ha. Anche perché in questo momento Dante non è in forma, per cui per quello che abbiamo in mente di fare non è sicuramente efficace, efficiente al 100%, e oltretutto voglio che si curi. E essendo già in un ospedale, preferisco certo. Che ci resti. L'unica cosa che chiedo al medico è quanto tempo avrà bisogno. A naso, guardando la radiografia che ha fatto. Lui dice... Non ho nemmeno una sala eccessivamente attrezzata, farò il possibile, ma... Il tumore non sembra molto grande, ma ci sono delle ramificazioni abbastanza strane, quindi dovrò cercare, operare, stare attento, cercare di ripulire bene la zona e, insomma, lo saprò quando la opererò. Però di sicuro Dante, tra operazione e convalescenza, anche se magari la convalescenza qua può essere anche un pochino più abbreviata per farla tornare in piedi, anche se lui non lo consiglia ovviamente,
prenderà, secondo me, due fasi, cioè due shift, almeno mezza giornata, cioè tra operazione e stiamo anche stretti, secondo me, perché proprio rimessa in piedi con un calcio nel sedere, cioè, è l'importante che stia in piedi e che stia in piedi guarita da quello che ha lì dentro. Mason mi sembri abbastanza in chiaro su quello che può essere, io non lo so, l'importante è che venga curata. Lei ha un collega, per cui potrete forse operarla in due, mi sembra di aver capito che non ci sono tanti pazienti in questo momento. Sì. È una priorità lei. D'accordo, faremo il possibile, assolutamente. Lui ti guarda, e quindi approfitto per inserire l'altra cosa che volevo precisare, perché la volta scorsa non vi ho letto questa cosa, che visto che voi col dottore ci avevate parlato, c'erano proprio delle cose che lui vi poteva dire, e per non saperne leggere... Anch'io ero interessato a fargli una domanda, se c'avevamo il tempo del dialogo, che non mi ero dimenticato di fare. Sì, perché col dottore, vabbè, ci avevate interagito anche l'altra volta, vi eravate fatti dare anche, vi eravate fatti dire le analisi che aveva fatto su Carvaio, cioè come mai... E lui, insomma, era molto preoccupato perché aveva visto appunto questo essere che si era formato dentro Carvaio, appunto voleva operarlo, ma era qualcosa che non aveva mai visto. E la prognosi che voi gli chiedete, lui praticamente chiacchierando col dottor Litvin, cioè insomma chiacchierando, chiedendogli che cos'era successo, un po' quelle cose, lui vi conferma, prima di tutto, ovviamente come vi aveva già detto, che sia Wojcik che Carvaio, Carvaio aveva delle ferite da percosse, avevano fatto il check-in, Wojcik era scomparsa dopo le analisi del sangue. In realtà anche Wojcik si era fatta analizzare o curare alcune piccole ferite che aveva. E Litvin cosa ha scoperto? Che ovviamente la strana creatura, primo, che cresceva nel petto di Carvaio. E Carvaio dice che lo aveva pregato febbricitante, esattamente come poi era febbricitante quando lo avete scoperto voi, di rimuovere quella merda, di non informare la base, eccetera. E Litvin, che quando voi siete entrati stava per operare Carvaio, ma era molto nervoso. Perché? Perché non aveva trovato un modo efficace, secondo le sue analisi, di rimuovere quella roba senza uccidere l'ospite. Perché quella specie di essere era cresciuto ramificando delle... quasi come una metastasi che aveva... Forse un bottiglio d'acqua. Ah no, ce l'ho. Quasi che aveva modificato i tessuti del corpo ospite, modificando alcuni organi anche. Quindi se veniva tolto quella creatura... il corpo sarebbe collassato, e quindi Litvin era abbastanza in dubbio se rimuoverlo oppure no. Voi però eravate arrivati, lui stava per operarlo, però perché per non saperne leggere né scrivere ci voleva provare comunque. Le analisi però hanno rilevato dei microorganismi anche nel sangue di Wojcik, e vi fa vedere anche le analisi. E sono microorganismi che si evolvono e mutano con un ritmo incredibile e abbastanza allarmante anche. Ma microorganismi nel sangue? Sì, di Wojcik. Il sangue di Carvaio aveva un elevato numero di globuli bianchi, come se fosse in corso un'infezione, ma per il resto era perfetto. Quello di Wojcik... Tant'è che lui vi dice la cosa dentro Carvaio era un essere, una creatura proprio, che si era formata dentro il suo corpo, ma aveva una biologia del tutto diversa da quella di Carvaio. Carvaio era l'ospite umano, l'altra cosa era qualcosa di
alieno per quanto lo riguardava, cioè non, una cosa mai vista. Quando vi fa vedere però le analisi di Wojcik, vi dice che è una cosa stranissima, perché sembra che questi microorganismi, che lui non ha assolutamente riconosciuto in niente che lui abbia mai visto, sembra che stiano sostituendo quasi la biologia, quindi i globuli rossi, le cellule, si stiano sostituendo a quelle della soldatessa, come se la stessero trasformando dall'interno. Mason, questa cosa ti dice, ti evoca qualsiasi possibilità che tu abbia mai sentito nella tua carriera? Sono a conoscenza di eventuali studi, armi o anche voci di armi biologiche sviluppate per, magari per creare il super soldato, che vadano in questa direzione, che utilizzino microorganismi? No, che tu sappia no, non cose di questo tipo. Sembra veramente un film di fantascienza di serie B. Nemmeno da voci riguardante l'UPP? No, che abbiano delle cose così anche pericolose, sì, sofisticate e pericolose, no, non vi risulta. E quindi noi nel battaglione CBRN non abbiamo mai fatto, diciamo, tra le varie simulazioni, addestramenti, esercitazioni, no, affrontare un... No, è proprio un microorganismo che sta mutando il corpo ospite, si sta sostituendo al corpo ospite in un modo totalmente assurdo. Allora riferisco, no, non vi è niente nel passato, è veramente qualcosa di nuovo. E cerco di capire quanto tempo rimanga Wojcik, perché muti completamente. Il dottor Litvin guarda i dati e dice: se il ritmo di modifica delle cellule rimane costante e non si velocizza o rallenta per chissà quale ragione, beh, vi guarda uno per uno e dice: secondo me qualunque cosa in qualunque cosa si stia trasformando, beh, quella che troverete non sarà più Wojcik. Che cosa vi troverete di fronte, questo non posso saperlo. Capitano? Sì, Mason, tu vedi che Silva in questo momento ha uno sguardo destabilizzato, forse è la prima volta che non la conosci più di tanto, forse, ma non l'hai mai vista così. Prendo un attimo per il bavero. Capitano Silva. Mason, ti ascolto. Dammi questa cosa. Questa cosa è pericolosa tanto quanto l'altra. E ambedue sono stati nelle stesse casarme e negli stessi posti dei quattro presunti disertori. Ma noi non possiamo permettere che nemmeno questo vada in giro. Il dottore ti guarda, annuisce con vigore, ti conferma e dice: sì, qualunque cosa sia Wojcik o sia diventata il soldato Wojcik, beh, tu, lei deve essere trovata, e anche chiunque sia entrato in contatto con lei in un modo, beh, faccio prima a farvelo vedere. Vi fa vedere un'altra analisi, fondamentalmente era stato fatto un'analisi del sangue e un tampone orale, tipo per vedere che non ci fossero infezioni di altro tipo, eccetera. E dall'analisi del tampone orale pare che ci sia un'alta concentrazione di questi microorganismi
Io il tampone l'ho fatto vicino alle tonsille e c'è una concentrazione di questi microrganismi sconosciuti incredibile, come se quasi si avesse delle, mi verrebbe da dire, delle sacche che contengono questi microrganismi. E mi verrebbe da pensare che, beh, se qualcuno dovesse lottare con lei, o se Dio non volesse, lei dovesse mordere qualcuno o ferirlo, c'è un'alta percentuale. Potrebbe sputare come i serpenti. Lui fa un sorriso senza allegria e dice: sputare non lo so, ma di sicuro prendersi un morso dal soldato Wojcik adesso non farebbe bene per niente. Potrebbe trasmettersi questa infezione. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un virus, di batteri? Di che cosa stiamo parlando? Cosa sono questi microorganismi? È un agente patogeno. Da quello che ho visto sembra più un parassita. Sì, è famiglia qualcosa protozoi. Che non ho mai visto prima. È molto strano, è un misto tra un parassita, sì, come dice lei, oppure non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, sembra quasi un'arma biologica, sembra quasi bioingegnerizzato, ma non ho mai visto niente del genere. Nessuna tecnologia che io conosca può creare qualcosa di questo tipo. Ma voi dite che è ancora viva? Vuol dire che c'è una sorta di simbiosi che può non ancora... Non è più viva, non è più il soldato Wojcik. Qualunque cosa sia, è qualcosa di diverso. E va assolutamente eliminato. Ma è pensante, visto che cammina, si muove, parlava, decideva, immagino, sceglieva, faceva delle cose. Sì, parliamo di qualche ora fa, però. Quali erano i suoi sintomi? Lei in realtà non aveva sintomi, ovviamente era stressata, sudorazione abbondante, ma insomma erano, da quello che ho capito, questi due soldati non se la passavano bene per diverse ragioni, si stavano nascondendo. E io, ci rischio il posto a non aver neanche denunciato quello che è successo al soldato Carvaio. Ma dopo quello che ho visto, io non so più che cazzo fare. I suoi sintomi, niente di particolare. Ma quello che ho visto, la sta mutando da dentro. Io non ho idea di quanto ci metterà ad arrivare al cervello, o se arriverà al cervello. Potrebbe anche rimanere Wojcik per quello che mi riguarda, ma il suo corpo mutare. Non ho idea di quello che ci troviamo di fronte. Fate delle analisi del sangue anche a Dante, fatele in fretta. E infatti è quello che volevo chiederle. Di vedere anche i globuli, tenere sotto controllo i globuli bianchi di Dante e anche che non vi sia una presenza di questi parassiti. Mm-hmm. E soprattutto confrontare l'analisi di Dante sempre con quelle del cadavere che abbiamo di là, da cui è uscita la creatura. Certo, lui vi dice che ovviamente farà tutto, ovviamente tutto questo richiede un attimo di tempo, quindi sì, ma noi l'importante è che ce lo riferisca. Certo. Dottore, un'ultima domanda. Quei microorganismi, avete probabilmente ancora il sangue, riescono a sopravvivere anche all'esterno del corpo? Avete provato? Questi nello specifico non ho avuto tempo di fare molti test, però sì, per fortuna mi viene da dire di no. Ho prelevato alcuni di questi microrganismi e a contatto con l'atmosfera hanno un tempo di reazione. Rimangono attivi per un po' e poi è come se si seccassero. E non credo siano in stasi, sono semplicemente
morti, per così dire. Disattivati, mi verrebbe da dire. Quindi per neutralizzare i microorganismi bisogna neutralizzare l'ospite. Purtroppo sì, non c'è assolutamente tempo, è qualcosa di totalmente sconosciuto alla nostra scienza. Non c'è modo di creare un antidoto, non sappiamo nemmeno che cosa ci stiamo trovando di fronte. Va bene, ha ricevuto. Iona, Hammer, Mason, credo che il nostro lavoro qui sia perlomeno in pausa. Ora il dottore si occuperà di Dante, ma noi dobbiamo occuparci di Yoji. E il più presto possibile. Dobbiamo recuperarla in fretta. Recuperarla o neutralizzarla, a questo punto, credo siano sinonimi. Assolutamente, signora. Vedete per la prima volta, Iona, molto silenzioso, ha ascoltato tutta la conversazione con il medico. E, si alza, si avvicina a Silva e gli dice: capitano, con tutto il rispetto, noi non, insomma, non siamo organizzati per occuparci di sterminio o qualsiasi cosa che sia questa roba. Insomma, forse dovremmo tornare alla base e annullare la missione o qualcosa del genere. Vedi, e a quel punto io tiro su il lanciafiamme. Siamo attrezzati. E in ogni caso, ora che invia, anche se inviassero qui un battaglione CBRN, ci vorrebbe troppo tempo e l'UPP avrebbe già invaso tutto. Soprattutto dobbiamo impedire che questa cosa si diffonda sia tra noi, ma anche con l'UPP. Beh, avete sentito giusto quello che hanno detto? Potrebbe essere un lavoro interno. Insomma, non sappiamo che razza di missione sia davvero questa. Dobbiamo davvero andare avanti a testa bassa senza farci domande? Io no, francamente. Ilva ti mette una mano sulla spalla. Vedi che lo fa con un tono rassicurante. Non è per farti fermare di parlare, ma è per darti un po' di coraggio. E ti guarda con aria molto sincera quando ti dice: Iona, ci hanno detto che dobbiamo prenderli preferibilmente vivi, ma io credo che in realtà quello che vogliano è semplicemente che il disastro non si allarghi, come ha detto Mason. E in questo caso noi purtroppo non potremmo salvarli se non uccidendoli. Per rispetto nei loro confronti. Sono come noi, sono dei soldati, sono dei marine. Ma adesso sono diventati qualcosa d'altro. Probabilmente interno, sì, è vero, probabilmente sono implicate delle persone dall'interno e questo lo tenteremo di scoprire. Ma prima dobbiamo fare un favore a noi e a loro. Vedi Iona che abbassa lo sguardo, poi si sposta facendo cadere la tua mano. Cioè, che cazzo, non mi sono arruolato per questo, ok? Non dovrei essere qui per questo. Dovremmo Marin, fare la nostra missione. Ti guardo negli occhi. Marin, oh, salire sul mezzo, veloci! Oh, dovete rispondere oh, eh? Oh, c'è il capitano che ti guarda sogghignando, non ti risponde. Mason guarda la reazione di Iona, lo fa con Iona risponde in realtà abbastanza confuso da questa situazione, e lo fa accennando un piccolo sorriso e poi dice: fanculo. Avanti, andiamo. Il tempo stringe. I minuti sono contati. Allora, altra cosa molto importante in realtà, che vi avevo detto perché Hammer aveva interrogato
il ribelle. Se ben vi ricordate, il ribelle aveva rivelato un'altra cosa su Cosa, e cioè il luogo del covo, della base segreta, diciamo, dei ribelli, del dove il capo dei ribelli, Botos, ha il suo quartier generale. Era, vi avevo detto che era in un punto della mappa, lui ti aveva indicato e ti aveva fatto capire dov'era, diciamo, e ti aveva detto anche che da quello che sapeva lui, lo scambio con l'UPP in realtà pare dovesse avvenire in quel ritrovo segreto, in quel punto di ritrovo lì, cioè nella base principale. Quindi pare che la vecchia raffineria in realtà fosse una specie di depistaggio, oppure che i piani fossero cambiati in qualche modo. Difatti Hammer, che è tornato dalle stanze di recovery più in alto, ha sentito praticamente il discorso del dottore, il discorso più tecnico a metà, tanto basta per più o meno farsi un'idea della cosa, e quando si decide di mettersi su e di ripartire, vi dice: sappiamo dove è Botos e voci che è con lui, quindi non c'è nessun problema. Anche perché il fuoco, le granate, i pallettoni sono un'ottima cura per qualsiasi malanno. E poi guarda tutti, soprattutto si concentra su Iona, che ha avuto questa reazione, e se già si stanno incamminando, lo tira un attimo da parte, un po' indietro, e gli dice proprio: ragazzo, ti devo parlare un attimo. Ragazzo, ok, Hammer. E mi avvicino con te. Ascolta, ora ve lo faccio presente solo per cosa, poi ovviamente se cliccate, cioè se andate sui nomi, vi ricorda anche il grado. Ione è sergente, è il secondo. ma in ogni caso non contraddice Hammer, perché l'ha visto affrontare un mostro. No, ma io ve lo dico per scrupolo, ma ci sta assolutamente che Hammer lo chiami, ragazzi. Cioè lui proprio dice: guarda, va bene, sono quello che vuoi, Hammer. Esatto. Benissimo, è sergente, è proprio, cioè, lo fa apposta a chiamarlo ragazzo, certo. È apposta, forse non so neanche in questo momento. È un po' ragazzo. come prendono per il culo il tenente in Aliens Scontro Finale. Esatto. Ascoltami un attimo, e gli fa: guardami negli occhi, e si mette, sai, proprio le dita vicino ai suoi occhi, e fa: ehi, guardami negli occhi, nella Marshall Station ti è comportato come una femminuccia, sei scappato di fronte al pericolo, mi ha lasciato da solo. Ciò non deve risuccedere, perché se ora andiamo a far volare i pallettoni, io ho bisogno di qualcuno che mi guardi il fianco, e Dante rimane qua. Quindi, se dovesse risuccedere una cosa del genere, ti assicuro che le prime pallottole che verranno verso te saranno le mie. E le mie sono piuttosto grosse, e si tocca la smart gun. Ricordati bene, non scappare fronte al pericolo, sennò divento io il tuo primo pericolo. Ci siamo intesi? Vedi che Iona in un primo momento si tira indietro, poi fa il petto grosso, diciamo, e si fa avanti e dice: Hammer, guarda che ne ho vista anch'io di azione, non ti preoccupare. Stavo soltanto ricaricando la pistola, quel cazzo di cosa è uscito dal nulla. Non ti preoccupare, non avrà un'altra occasione, una situazione del genere. Bene, dimostra di avere il cazzo grosso, d'accordo? Muoviamoci ora. Appena ti allontani, Iona proprio sbuffa, si lascia andare, ok, va bene, e riparto. Sì, Silva è davanti, penso, Mason anche, visto che eravate restati un po' indietro, vi aspetta alla porta dell'ospedale. Al medico, prima di partire, comunque gli aveva detto di eventualmente tenerli al corrente tramite radio sull'operazione per Dante, sul sangue, insomma, su tutto. Mezzo ora, è partita prima perché zoppica, ovviamente. Sì, sì. A me vengono in mente così. Due ma cose tu come sei messo, Mason, adesso? Zoppico. Ok. Mason ancora apre, sì, perché l'hanno... sì. Litvin le ha salvato il culo, però c'ha... sì. Non posso... cioè... però zoppico. C'ha la gamba ferita. Scusa, dicevi, Hammer?
No, due cose al volo proprio. Se noi lasciamo Dante qua per 10 ore, 10-12 ore, quanto possono essere. E dato che le voci sono quelle di un'invasione imminente dell'UPP, ora lasciare un Marine da solo dentro un luogo in cui sicuramente potrebbero venire a sbarcare e venire a controllare cosa sta succedendo i soldati dell'UPP, o diciamo al medico di farla passare in incognito, cioè di levare tutto e fare in modo che lei non sia una Marine ma sia una cittadina, perché è rischiosissimo, o ci lasciamo qualcuno con lei, però compromettiamo il fatto che abbiamo un alleato in meno dalla nostra, perché lasciarla così mi sembrerebbe proprio lasciarla in balia di quello che potrà succedere nel futuro, e la situazione ci sta come ragionamento. Hammer, se lo dici ad alta voce a Silva, ti risponderà che in ogni caso non intendo lasciarla 10 ore lì, cioè il tempo dell'operazione, poi la possiamo anche imbarcare nel nostro mezzo e la teniamo lì, c'è Chapline che può comunque occuparsi di lei, se è solo da stabilizzare, da tenere lì, chiaramente non sarà operativa, però sarà perlomeno con noi. È solo il tempo dell'operazione. Però Litvin ti ha detto che due shift almeno servono tra una cosa e l'altra, cioè dopo aver operato, averla aperta nello sterno, eccetera, tolto un tumore, quello che è, muoverla subito sarebbe molto rischioso. Allora potremmo lasciare qualcuno, ma dopo la missione che dobbiamo fare. Portiamo via le armi e registriamo l'attrezzatura e registriamola sotto falso nome. E niente ci impedisce comunque, una volta trovato il sergente disertore, che a questo punto non è più forse disertore, di tornare qui e poi di lasciare qualcuno a quel punto qua, quando sarà solo da trovare Riz. Io porterei via tutti i riferimenti, anche il gin tag, e la registrerei sotto falso nome. Quello si può fare sicuramente. Sì, sì, ma quello non è un problema. Cioè, se glielo dite il dottore, capisce, ovviamente. Quelli dell'UPP non vogliono sterminare la popolazione. Però conoscendo Dante, io un'arma gliela lascio, anche nascosta sotto le coperte, ma non me la vedo senza. Sì, sì, beh, certo, la solita pistola. Non me la vedo senza qualcosa. Quello non è un problema. Quello non è un problema. Dai, la lasciamo con la pistola a falso nome e noi teniamo tutta la squadra operativa. Sì, per ora sì, ne abbiamo bisogno. Okay. E poi Master, siccome Hammer aveva sciolto il coltello contro questa creatura nella Marshall Station, se non ce ne fossero sopra l'APC di nuovi, io potrei sottrarlo a Carvaglio o a questo punto ad Hammer, a Dante se non le serve. Carvaglio sarebbe la prima scelta, se avesse la sua dotazione di prendere il suo coltello. A meno ce l'ho di nuovo e me lo risegno. Certo, sì, ce l'hai. Perfetto, a posto. Non è un problema quello. Ok. Prima di uscire, contatto il polacco per sapere com'è la situazione fuori. Mi diceva che c'erano il detettore di movimenti diceva comunque che c'erano delle persone che stavano arrivando, ma non si capiva bene se era Vimieschi... il disturbo della tempesta o no. No, Vimieschi ti dice che la tempesta sta calando di intensità e i contatti sembra che siano cessati, quindi probabilmente erano interferenze della tempesta. Lui ora non sta leggendo niente sui sensori dell'APC. Ha ricevuto, arriviamo allora. Ok, allora a questo punto immagino che la vostra meta sia il rifugio del capo dei ribelli, dove dovrebbe avvenire lo scambio. Esatto. Allora fatemi controllare un attimo. Fatemi controllare un attimo dov'è. Allora, distretto ovest, vediamo un attimo se mi indica dov'è. The former estate of
Partire. Ok. Allora, torniamo anzitutto un attimo sulla mappa. No, scusate, Wright che dobbiamo trovare dopo. Sì, è Wright. Riz era il primo che avevate trovato. Sì. Schiattato. Allora, in realtà la location non è precisata, ma è nel distretto ovest. Quindi, vicino al Wildcatter Park, dove c'era fondamentalmente il parcheggio e il deposito dei trattori di uso nella colonia, nel distretto ovest, in quella che sembra essere una zona residenziale, o comunque una vecchia zona residenziale che ormai è quasi del tutto disabitata, anch'essa, c'è il punto che vi è stato indicato dal ribelle come sede del covo segreto di Botos, il capo dei ribelli, qui su Ariarcus. E quello che è, lui vi dà proprio un indirizzo, e quella che vi trovate di fronte, o comunque che vedete possa essere anche dalla mappa, è veramente una zona residenziale, cioè anche di un certo livello, case abbastanza, quella è una via abbastanza isolata che porta a quella che può essere considerata una specie di villetta. Bene, prima di arrivare io mi volto verso Mason e dico: sei tu l'esperta in caso di batteri e schifezze del genere? Abbiamo qualcosa per proteggerci? Non abbiamo tutto l'equipaggiamento necessario, però sicuramente usare le maschere. Abbiamo tutte le maschere antigas? Domanda? Mi sa proprio di no, sai? Direi di no. Magari. Allora, quello che allora è ovvio che quello che vi ha detto Litvin, quel batterio non si trasmette per via aerobica. Esatto. Però bisogna evitare di farsi mordere. Quindi armature pronte e tenere lontane le persone il più possibile. Ragazzi, bene, d'accordo. E come per le creature che hanno quel sangue acido quando gli spariamo, bisogna fare attenzione anche a non imbrattarsi del sangue delle persone che sono state infettate dal parassita. Ragazzi, pochi cazzi, dobbiamo sfondare la porta e farla esplodere tutta. Fuoco, granate, quello che ci abbiamo lo usiamo. Io entrerò. I figli di puttana. Abbiamo anche Stolz, e indico il nostro prigioniero dentro l'appiccelico, e lui ci servirà come apriporta. Come aprono la porta, ci ficco dentro due granate subito come buongiorno. Che ne pensate? Penso che questo è quello che faremo subito dopo, essere sicuri che lì dentro c'è anche chi cerchiamo, Hammer, perché se tu fai partire una granata senza sapere chi c'è dentro, ok, ammazziamo degli stronzi, e questo mi sta bene. Ma dimentichiamo quello che siamo qua a fare per prima cosa. Quindi prima ci accertiamo che anche lei è lì. E poi facciamo saltare in aria tutti. Sì, ma preferiamo un'incursione stealth o andiamo dentro di grosso? È una villetta, in mezzo ad altre villette abitate, se ho capito bene. Beh, il posto migliore dove magari nascondere un bunker o una base operativa, appunto, potrebbe non essere. Non ha dei muri così solidi. Arrivarci, sfondare tutto con le PC è fattibile. Cosa abbiamo sui piani di questa parte della città? Niente, a parte una mappa generica? Allora, potete ovviamente chiedere alla base delle mappe più dettagliate. E vi chiedo anche se voi volete in qualche modo contattare il sergente Hartman, addio, il dottor Hartman, il
oddio, non mi ricordo mai come si chiama, perdonatemi. Maggiore Hatfield. Hatfield, il maggiore Hatfield, esatto. Se volete contattare il maggiore Hatfield per fare rapporto, per chiedere qualcosa, per dirgli come dovete comportarvi, cioè non lo so, quello è sta a voi, potete anche non dirgli niente, non chiedergli niente, però... Signore, capitano, io gli farei un rapporto completo alla fine della missione. Io se lo chiamo è solo per chiedergli quei cazzo di uomini che già gli ho chiesto e che non mi ha dato. È meglio che chieda le mappe. Beh, e gli diciamo il codice catastale esatto. Il maggiore ti aveva detto però una cosa specifica, aveva detto trovate informazioni delle informazioni concrete, sicure, e in questo caso forse potresti averle. Sì, il problema è che concrete vuol dire essere sicuri che lei sia lì. Beh, e poi soprattutto, signore, è una buona idea. In concreto abbiamo che due di loro avevano qualcosa dentro. Questo l'abbiamo già detto per il primo e non è sincero, l'hai sentito anche tu. Ok, sì. Hai visto come ha reagito allora, in un modo un po' limitato. Beh, io lo dico per lei. Scelga lei la linea d'azione. Quello che dobbiamo sicuramente fare è avere un'idea concreta e più sicura dei piani di quel posto prima di decidere se far saltare subito le cose in aria oppure andarci un po' più discreti all'inizio. L'obiettivo è comunque quello. Per quanto riguarda il maggiore, dal momento in cui saremo sicuri che lei è lì, a questo punto possiamo anche chiamare quella cazzo di cavalleria. Ma dobbiamo dargli delle vere informazioni. Per ora sono ancora delle cose che abbiamo sentito dire. Allora. Master, io non mi ricordo una cosa, forse l'avevi detta. Dimmi. Ma nella PC ci sono due tipi di armi, richiedono due postazioni diverse o è la stessa postazione? No, postazioni diverse. Postazioni diverse, potreste sparare con due anche, sì. Infatti io di solito mi metto a... Ok. Io mi ero messo in una delle gunner, infatti. Sì, stavo leggendo la differenza tra le due cose. Ok. Allora, ma per avere i piani c'è bisogno di contattare il maggiore o... No, beh, potete chiedere alla base e ve li fate inviare, insomma. Ci sarà un database, ma probabilmente anche sulle APC. Se fate una ricerca sulle APC li trovate senza problemi. Avrete, voglio dire, siete Marines, avrete dei piani della colonia abbastanza dettagliati. Ok, quindi cerchiamo la casetta incriminata. Esatto, iniziamo da lì e studiamo i piani. Allora... Per abbastanza interdetto da questa reazione del capitano, e nonostante ci siano tutte, cioè un membro di loro ci abbia detto dove sia il capo dei ribelli, con incluso anche uno di questi nostri fuggitivi, e non si è intenzionato a partire immediatamente, cioè non se lo spiega molto bene, quindi vedi che proprio te lo dice Silva, fa: capitano, ma perché non ci diamo una mossa? E vedi che già afferra la postazione del cannone a plasma, quella della PC. Dobbiamo muoverci, facciamo saltare. Hammer, stai calmo. Hammer. Sto parlando col capitano, signorina, non sto parlando con te. Stai parlando con sergente. Signorina, un cazzo. Ragazzi, calmi, calmi. Siete tutte due signorine bellissime, ok? Credo. Ma tu come ti permetti, coglione? Anche lui è un sergente, cazzo. Sì, ma non si può permettere di fare queste questi commenti. Le ricordo il regolamento numero 247. I regolamenti sui membri degli altri sessi non saranno ammessi. Detto questo, Hammer deve stare calmo. Sì, ok, va bene, ma è una gigantesca scopare il culo. Tesorucci, cari, vogliamo davvero incominciare a fare i capricci adesso? Signore. Allora, Hammer, tu ti devi calmare, e in questo ha ragione la signorina Mason.
Non so quante cazzo di siringhe ti sei infilato da quando ti ho visto partire per questa missione. Due le hai sequestrate e non me le hai mai ridate. Ora... Solo due, capitano. Va bene. Vedi che questa roba non ti ottenebri la mente. A me piacciono i fuochi d'artificio. E mi piace anche fare il culo alla gente che se lo merita. Ma in questo momento noi abbiamo un'informazione di un ribelle e lì nell'angolo dell'NPC abbiamo un altro cazzo di ribelle che ci aveva dato un'altra informazione. Quando io ho parlato col maggiore, con quella parola di quel cazzo di ribelle, mi ha mandato a fanculo, perché non era un'informazione abbastanza concreta. Ecco perché adesso, prima di ricontattarlo, di chiamare l'artiglieria pesante, voglio una cazzo di vera informazione. A quel punto voglio i fuochi d'artificio e le granate e tutto quello che abbiamo. Su per il culo di quei pezzi di merda. Il cicalino su un computer dell'EPC suona e la vostra richiesta è stata soddisfatta. E vi è stata inviata la pianta della quello che vedete essere una bella casa, insomma, a Camden Road 244, distretto Ovest. È una casa, okay, che vedete a un bel muro di cinta su tutti i lati, un ampio cortile, ci sono due addirittura recinzioni, il muro di cinta esterno sono quelle tipo ville tenute per chi ama la privacy. Molto probabilmente, da quello che vedete, il proprietario, chiunque sia, molto probabilmente già collaborava con i ribelli, comunque forse hanno contattato questo colono facoltoso che forse per qualche interesse personale ha ceduto la sua abitazione e probabilmente l'ha allestita proprio perché diventasse una base difendibile, perché è una casa, è vero, però come vedete c'ha proprio il muro fuori e anche un pare un fortino. Sì, è quasi un fortino, proprio quelle da ricconi fissati con la sicurezza, insomma. Pensate ancora di entrare in maniera stealth? Cannone. Sì. Dico solo questo. Ci sono case dalle quali si può eventualmente fare una sorta di ricognizione dall'alto, lì vicino? Allora, entrare ovviamente dalle case di fianco no, anche perché è abbastanza isolata, come vi stavo dicendo, però di sicuro potete fare una ricognizione stando attenti, quindi magari nei dintorni con binocoli, robe varie, potete sicuramente provare a vedere, magari sì, c'è qualche tetto di altri edifici, distanti ovviamente, però dai quali potete provare a buttare un'occhiata tramite appunto binocoli o cose del genere. Ok. Allora, direi perlomeno di fare questo prima di andare ad attaccare come dei primitivi, e a quel punto ci servirà anche l'aiuto del maggiore. Effettivamente un fortino, c'è poco da dire. O ci manda i rinforzi o la missione cade. Soprattutto con una bomba ad orologeria. Non vi faccio fare tiri perché è una cosa che potete fare comodamente, cioè avete fra virgolette tutto il tempo, fra ampie virgolette, di farlo, cioè salite su un tetto di un edificio dalle scale di emergenza esterne, vi mettete lì con un binocolo e siete a posto, più i sensori delle PC che vi coadiuvano, anche se dovete tenerlo un pochino più distante ovviamente per non farvi beccare. Voi vedete che pare che ci siano
quantomeno diverse persone dentro. Soprattutto anche nel cortile ne contate almeno, fatemi vedere, è 5, 7. Comunque c'è un bello schieramento anche solo nel cortile. Dentro ovviamente non ne avete idea. Vedete che ci sono quasi dei giri di ronda, c'è qualcuno che ogni tanto si affaccia dal cancello centrale. Intravedete che hanno delle armi automatiche in mano, non sembrano fucili a impulsi. Vi sembrano così dall'occhiata che date col binocolo degli AK-47. Sono in questi momenti che si sente la mancanza di avere un cecchino. Sì. Hammer, il nostro informatore ti ha dato anche dei dettagli su quando avverrà questo scambio? No, quel coglione mi ha detto solo che era questo il posto, e a quanto pare aveva ragione, perché quelli non sono dei semplici coloni, e mi ha detto che c'era l'altro uomo che era fuggito dall'ospedale con lui. Questo sappiamo. Beh, non fanno paura, sono dei coglioni armati con la K-40-47, guardate che cazzo di armi abbiamo noi. Valiamo uno dei nostri, ne vale 5 di loro. Se volete mi ci infilo io, li faccio fuori tutti, non ho problemi. Basta una parola, capitano. Ci saranno dei sotterranei lì dentro? Un bunker sotterraneo? Dal piano non sembra. Potrebbe anche essere. Forse l'hanno costruito loro, quindi dal piano non... Anche no, perché onestamente pare un po' piccola. Se guarda, signore, c'è un ingresso, uno studio, una cucina e poi il piano di sopra. Se non sono deficienti, però avranno anche pensato a un piano di fuga, magari un tunnel sotterraneo. Non so da quanto tempo si saranno organizzati, ma se veramente c'è Botus lì dentro, noi non possiamo prevedere tutte le possibilità, però possiamo lasciare qualcuno fuori oppure da questa postazione che osserva. Sì, rifletto nel frattempo proprio. Io entrerei dentro di botto, signore. Sì, sì, mentre tu stai parlando, io sto riflettendo proprio guardando col binocolo dove potrebbe esserci magari un'uscita secondaria, cioè io se fossi al loro posto, da che parte farei una sorta di cunicolo di tunnel per via di fuga eventuale. Guardando lo spazio, lo chiedo a Mother. Allora, un attimo che controllo una cosa. Perché se c'è una via di fuga potrebbe essere per noi una via d'entrata anche. Beh, potremmo anche vedere, non so se è possibile, come sono organizzate le fogne, per capire se sottopassa magari un condotto, qualcosa che loro possono sfruttare per... magari hanno costruito qualcosa. Perché se vogliamo entrare con i fuochi d'artificio già praticamente in carica, sarebbe bello farlo circondandoli. Allora, prendendoli da tutti i punti. Un attimo che vi dico, un attimo... Dunque, perché c'è una cosa qua che vedo, però mi piacerebbe capire. Allora, non hai idea se ovviamente ci possa essere un piano inferiore, una via di fuga o di accesso secondaria, non ne hai idea. Queste sono le mappe che avete, e ovviamente non segnano qualunque cosa possa essere stato costruito fuori dal piano regolatore ufficiale. Qui lo guardo col binocolo, proprio studiando il terreno, studiando i dintorni. Siamo piazzati su uno dei tetti, penso, delle case. Vedi tante cose, ma di sicuro se c'è un ingresso o un'uscita di emergenza sarà ben... probabilmente mimetizzata, o comunque in maniera tale che dall'esterno non sia neanche così facilmente individuabile. Ti dico che se vuoi rischiare e andare a vedere se effettivamente c'è qualcosa, puoi farlo.
ma qualcuno di voi si deve assumere il rischio di avvicinarsi e fare una specie di ispezione più vicina. Signore, vi dico, perdonatemi, poi dopo vi lascio liberi. Ovviamente, a grandissime linee, le ipotesi sono sfondamento, cioè un unico cancellata centrale, quindi sfondamento di forza da lì, però ci sono, avete visto che comunque ci sono, c'è della sorveglianza esterna, e assalto dall'alto, perché comunque il Major Hetfield vi aveva detto che vi avrebbe potuto fornire una dropship Cheyenne. Ah, ecco, quello mi ero dimenticato. Okay. Eh sì, vi aveva detto che senza problemi vi avrebbe potuto dare una Cheyenne, dalla quale potete anche calarvi in cordata. Proprio per e anche la... combo tra le due, però. Se vi dividete, sì, non è detto che lui vi dia dei rinforzi o quanti ve ne dia, quello glielo dovete chiedere. Sì. Oppure vi dividete voi, sì. E io ovviamente chiederei, nel caso ci fossero, perdonami, ultima cosa, vabbè, nel caso ci fossero entrate o uscite di emergenza che però non sapete né se esistono e poi le dovete trovare, ovviamente quello sarebbe un eventuale altro punto di accesso, ma non sapete se esistono e per farlo dovete rischiare e avvicinarvi per controllare il terreno, diciamo. Va bene, chiamiamo il maggiore, vediamo di farci dare quei cazzo di rinforzi. Chapline, aspettate un attimo, scusate. Eccoci. Eccomi. Ecco. Allora, cosa stavate pensando di fare? Allora, io stavo dicendo di chiamare il maggiore, sì, per farci dare quel cazzo di rinforzi. E c'era Mason che stava per dire qualcosa. Ok, avete approfittato anche voi per fare una pausa, sì, perché adesso chi ci sta ascoltando non lo sa, ho stoppato un attimo per andare a prendere le sigarette e giustamente l'abbiamo presa come pausa. Non avevo avvisato, ho ricominciato a registrare subito, ma va bene. Chissà. Ah, ecco, molto bene. No, ma fa lo stesso. Ma bisogna prepararsi, no? Sì, sì. L'invasione. Stavo controllando adesso una cosa. Allora, I'm here. Eccola, Mason. Ok, allora ve la faccio iper breve. Voi al maggiore Hetfield, se lo chiamate e gli... aspetta, Mother, sì, scusa se ti interrompo. Sì, sì, vai, Mason, vai. Avevi da dire qualcosa prima della chiamata al maggiore? Io mi dividerei in due, anche uno di noi sulla squadra di volo, sul dropship, insieme agli eventuali rinforzi se ce ne danno. Cioè farei una strategia combinata APC-dropship. Sicuramente sì, non solo uno dei due. Non potremmo anche coprire l'altro fronte. La dropship può anche bombardare. Ma anche l'NPC in realtà può bombardare. Sì, l'EPC, ma tieni presente che l'EPC deve sfondare il cancello, quindi deve utilizzare, cioè non è che può solo sfondare col mezzo, conviene che spari e entri sparando. L'EPC e la dropship può bombardare la zona, diciamo qui, quella con i mezzi e quella con le persone qui, e sfondare questo secondo muro e poi sbarcare la squadra sul tetto della casa. Se ci mandasse dei rinforzi avremmo anche la possibilità di sorvegliare una via di fuga eventuale. Io sono sicura che questi a qualcosa hanno pensato. Non ci credo che si sono messi come conigli nella loro tana senza pensare che qualcuno possa scoprire. Non ci credo. Ma potremmo anche essere droppati dall'aereo eventualmente senza attaccare. Oppure assolutamente è troppo rumoroso. No, allora, okay. Se non attaccate, allora è ovvio che
una navetta Cheyenne che rimane in volo statico sopra l'edificio si nota, quindi ovvio che le guardie che sono sotto vi vedono. Però se volete fare una specie di assalto come se foste, no, i Navy Seals eccetera, no, andate di corsa, veloci, vi droppate con le corde, entrate dal tetto, fate quello che dovete fare e poi vi fate recuperare, oppure date un ordine alla navetta di aprire il fuoco, oppure all'APC anche di coprirvi e tenere impegnati quelli all'esterno. Quello di fare un attacco combinato è sicuramente un'opzione molto valida. Una domanda che potrebbe sembrare un dettaglio, ma ci sono dei civili comunque di mezzo, nel senso, nelle villette circostanti, per quanto questa sia un po' isolata, ma se dovesse esserci un attacco in forze, ci sono dei civili? Ci facciamo saltare in aria il quartiere direttamente, proprio. Sì, non era... Molto, molto per carità, possiamo utilizzare le strategie di Beirut e di Mogadiscio, eh. Vabbè, almeno così è fatta in fretta e pulita. Mi sono riuscita. Crimini di guerra, vabbè. Signore, io non è che ho problemi, però ma comunque domando a Mother sul serio se ci sono vi dico chiaramente che la zona è abitata. È una zona comunque attiva della colonia, anche perché essendo una zona, diciamo, di ville, villette, sono quelli più abbienti, quindi è gente che comunque non ha ancora lasciato la colonia, probabilmente sono gente che ha vari affari qui sulla colonia, e, però come vi dicevo è abbastanza isolata questa. Quindi diciamo che a meno che non ci sia veramente un'esplosione nucleare, se non nuclearizzate, ecco, siete abbastanza distanti. Non siete... Bene, possiamo andarci giù abbastanza pesanti e tranquilli. Capitano, prima dice dobbiamo essere sicuri. Per carità, noi possiamo anche far lanciare i razzi dalla dropship e vedere cosa esce fuori dalla tana del topo, però mi pare un po' eccessivo. Diciamo che la realtà è che, visto il fortino, entrare discretamente, essere sicuri dell'informazione, poi chiamare rinforzi, mi sembra... No, signori, io non entrerei discretamente. Io farei il doppio assalto APC dropship e cercherei di entrare dentro la casa, certamente non in maniera discreta. Certo. È quello che faremo. Ora vediamo se il maggiore ci vuole dare una mano. Mi piace perché Mason... la chiami dropship, che anziché dropship, che però ci sta perché probabilmente sgancia merda dall'alto, quindi ci sta. Esatto. degli stronzi esplosivi, esatto. Che attacco di merda. È un modo di dire di noi di voi Marines, certo, sì. Dropship, bellissimo. Ci sta. Ormai è... soprannominata così. Fate più merda su questo. Esatto, è l'operazione dropship. Esatto. Ok, proviamo allora, quindi a chiamare il maggiore. Ve la faccio molto breve. Il maggiore Hatfield vi può assolutamente, lui rileva, gli fate rapporto, rilevate che ovviamente vi è stato dato questo da un... i dati da un ribelle che avete interrogato, avete verificato, ci sono delle guardie armate, peraltro armate con armi di chiara provenienza UPP, quindi gli elementi concordano sul fatto che questa sia, e poi in una zona civile, quindi è sicuramente un covo e un nascondiglio, e quindi... Lui ovviamente vi chiede se siete, insomma, si fida ovviamente anche del vostro rapporto, anche perché avete indagato ulteriormente rispetto alla volta scorsa, eccetera. E una navetta Cheyenne non ha assolutamente problemi a farvela arrivare, o potete anche tornare a Fort Nebraska, imbarcarvi e poi volare lì. È qualcosa che ci vuole veramente pochi minuti, in volo non ci vuole niente.
i rinforzi a livello di uomini è tutto un altro paio di maniche, perché non riesce a darveli, perché pare che le navi dell'UPP ci siano delle indiscrezioni, comunque, che si stiano avvicinando, forse sono anche già atterrate da qualche parte del pianeta e si aspettano in maniera abbastanza imminente un assalto, quindi tutti gli uomini sono ovviamente impiegati in altri compiti. Però, visto che io calco la mano, però, col fatto che ci può essere, appunto, come del resto la missione lo indicava di partenza e le prove lo dimostrano, un problema di arma biologica che sta per scoppiare proprio in quella casa, per cui l'UPP è uno scambio che deve essere fatto con Botos proprio lì, e per cui parte degli uomini che sta impiegando altrove sono necessari per eliminare alla fonte il problema, che altrimenti resterà e diventerà enorme. Fammi un bel tiro di manipulation e ti dico che la difficoltà, cioè, quindi hai un malus di 2, perché lui ha degli ordini precisi anche lui. Ups. No, ho fatto subito perché non riuscivo. Aspetta, come che faccio? Devo rifarlo per il meno 2. Ok, allora aspetta un attimo, che è col tasto destro sempre. Aspetta, ti tolgo questo, peccato perché avevi fatto anche successo, ma va bene, prova col tasto destro, metti meno 2. Allo stessino. Ho fatto comunque un successo, dai. Ottimo. Senti che il maggiore Hatfield dice: va bene, vi decidete voi come impiegarli. Vi darò una squadra di è praticamente una piccola squadra d'assalto standard che è formata da 3-4 Marines. Sono comunque 4 Marines. Quindi voi avete diciamo il pilota più altri 3 Marines che possono comunque farvi, sono Marines standard, diciamo Marines JPEG, che voi potete un po' impiegare come volete. I Marines.jpg. Esatto, sono ciubette rosse che faranno la fine che faranno. Sì, a questo punto possiamo anche permetterci di avere qualcuno che osserva se c'è eventualmente una fuga. Magari Zmieski, che adora fare le retrovie. E noi possiamo occuparci dell'assalto. Sì, anche lui è un assaltatore, non è un cecchino, non abbiamo nessuno che fa il cecchino qui. No, cecchini non ne abbiamo. Peccato, uno sniper in queste situazioni sarebbe... Beh, magari tra i 4 che ci manda possiamo chiedere un cecchino. Tra i GPG. Basta che ci diano l'arma, perché poi cecchini siamo tutti in termini di gioco, perché è un'arma... Infatti... Se ci danno un fucile... Infatti io metterei Zinieschi con fucile... Beh, essendo un fuciliere, essendo a coperto... Siamo tutti fucilieri, siccome siamo fucilieri. Zinieschi me lo vedo bene a coperto, concentrato. L'unica differenza è chi è più bravo a sparare, e nel caso del fucile da cecchino è un fucile armat, sempre fucile a impulsi, però leggermente diverso, è un modello a canna più lunga, che ha tecnicamente raggio extreme come gittata, però cambiano un po' le caratteristiche dell'arma. Ma io metterei Zinieschi a fare il cecchino. Sì, me lo vedo anch'io. E lui è il primo che deve sparare, nel senso comincia a buttare giù contestualmente con le PC, bombardiamo questo front gate e sfondiamo. E con la sparamerda arriva, spara e sbarca la squadra sul tetto. Ottimo. Okay. Direi di sì. Chaplin in questo momento lo vedrei restare nell'NPC, anche perché a livello di armi come è messo Chaplin? Beh, io no, Chaplin sono... No, lui è ospedale. Chaplin è di supporto. È di supporto, sì, esatto. Non è un... No, lui guida. Non, sì. Di solito non guida il mezzo. Sì, sì.
Allora, lui qui dal mezzo, io mi metto su una delle due gunner, mi metto sulla torretta col cannone a plasma che... E poi Hammer lo manderei nella squadra d'assalto sulla sparamerda. Cioè, se io vado in squadra d'assalto, okay. Iona si mette all'altra torretta, al mitragliatore dell'EPC, Esatto, anche perché sta... Iona sa pure guidare il blindato in caso di problemi, puoi sempre prendere la guida. Perfetto. Allora, sì, ho la capacità. Allora, bene. Facciamo una bella cosa. Dunque. Veicoli. Anzitutto mettiamo l'APC qua, che è dove poi arriverà, diciamo, sul fronte. E in teoria siete già tutti imbarcati. Se aprite l'APC cliccando due volte sulla sua icona e andate su Crew, ci siete tutti dentro, magari vi togliete chi non è, non so se potete togliervi anche, chi non è sull'APC viene tolto. Sì, c'è la crocetta. Benissimo, e chi vuole sparare si mette come ruolo gunner. Ovviamente. Io sono già sul gunner. Benissimo. Anche io metto gunner lì. L'altra squadra comunque l'avvertiamo anche del problema morsi. Eventualmente della Yoichi, se dovessimo trovarla lì dentro, quindi di non farsi beccare. Ok, allora le quindi PC voi siete tornati comunque a Fort Nebraska perché avete dovuto collegarvi un attimo con la squadra e vi siete dovuti salire ovviamente parte della vostra squadra sulla navetta Cheyenne, e a questo punto fate un assalto combinato, quindi l'APC parte magari un attimo prima e quando è più o meno in zona darà l'ordine alla Cheyenne di decollare e di raggiungervi, perché in pochi minuti ovviamente la navetta Cheyenne raggiungerà il covo dei ribelli. Quindi concertate il tutto per un assalto combinato. Allora io a questo punto... E Zamischi deve far fuori, lui da cecchino fa fuori quelli che sono nella yard, sì, nel cortile, che si muovono. Sì, ma Zamischi era restato già sul posto, non gli serviva molto. Ok, allora Zamischi lo mettiamo tipo qua, come se fosse, anzi, qua in basso, come se fosse su un tetto. Esatto, da qualche parte. Anche perché quando noi non ci siamo è bene che qualcuno sorvegli quel posto. Esatto, lui da lì riesce a sorvegliare. Benissimo. E invece che sbarcherà sul tetto abbiamo Silva, no? Mm-hmm. Sì. Silva. Hammer. Eccolo qui. E la squadra d'assalto... I quattro JPEG 1, JPEG. No, beh, uno deve guidare, poverino. No, allora tre. Se no, si schiantano direttamente. I 3.jpeg. Allora, vediamo. Marines, vediamo. PNG secondari. Vediamo. Soldato USMC. Ok. Eccolo, uomini pronti a combattere. Guarda che belli che sono i vostri uomini. Maris! Ah, che carini! Sì, sono tutti belli standard, tutti uguali. Visto, tutti belli. Ora! Con la R, perché OA sarebbe della fanteria. I Marines hanno ora! Allora, ottimo. Dunque, a questo punto... Fatemi pensare un attimo, fatemi cambiare musica anche, allora togliamo questa del briefing e mettiamo, vabbè. Tutto. Beh, ma se siamo andati a Fort Nebraska non abbiamo potuto anche prendere quelle cazzo di maschere antigas di cui parlava Mason? Se volete delle maschere antigas, secondo me un respiratore, cioè delle cose è... Per me ce l'avete, cioè nel senso, va bene, se tornate a Fort Nebraska... Anche perché va bene. In realtà Zamischi è dovuto tornare con voi
per prendere il fucile per da prendere cecchino. Il fucile, esatto. Poi si è riposizionato, cioè diciamo che lui è arrivato con l'APC, poi è sceso, è andato a piedi sul tetto intanto che l'APC si teneva a qualche via di distanza, e poi state aspettando ovviamente il segnale convenuto che darà inizio all'assalto combinato, alle danze. Esatto. Alle danze, sì. Ci avevano promesso un ballo, Marin, che vorrei ballare. Tutti belli con questa bella marcetta dei Colonial Marines, voi si vedono queste scene in cui c'è un tecnico che fa segno con le luci per far decollare la navetta sulla quale si è imbarcata la vostra squadra con la vostra piccola squadra di supporto. Un secondo, mentre saliamo sull'APC, do la mano a Iona e gli dico: spacchiamogli i culi, come per fare pace. Io ti osservo un attimo, poi ti do la mano e ti dico: cazzo, sì, andiamo. Yeah! È tutto perfetto e vi potete togliere, tanto è passato sufficiente tempo tra una cosa e quell'altra, almeno una mezz'ora tra e aver sorvegliato, essere tornati alla cosa, insomma, toglietevi secondo me tutti i punti stress, perché non credo ne abbiate così tanti, secondo me. Io potete andare a zero tutti. Io ne avevo due, sì. Anch'io. Okay. Ve li potete azzerare secondo me comodamente. Tanto adesso ne prenderemo di stress, esatto. No, ma poi vi siete anche rincuorati facendo un bel piano, armandovi, quindi siete belli carichi. No, poi abbiamo 4 Marines in più, insomma. Esatto. E ottimo. Ditemi a questo punto qual è il segnale convenuto, che cosa dite, e io farei partire le danze con l'APC che prova a sfondare il cancello e a tirare un po' di fuoco nemico. Esatto. Direi che prima però c'è Zimieschi che ci dice dall'alto del suo... per la sua postazione, com'è la situazione, e quindi è lui che ci dà il segnale quando vede infatti che... la cosa è Zimieschi butta giù uno e noi iniziamo a sfondare l'APC, e poi arriva la sparamerda. Esattamente. Il segnale è il colpo d'arma proprio. È proprio Zimieschi il segnale, che così sarà anche contento, poverino. Esatto. Abbiamo persino pronunciato bene il suo nome per una volta. Quindi, anche perché mi sa che dopo questa operazione qualcuno di noi prenderà Zimieschi, ma questo è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Può essere. Non anticipiamo i tempi. Zimieschi è steso sul tetto con la sua mascella squadrata e la guancia appoggiata al fucile. Il suo cinturone staccato e usato come supporto per appoggiare i gomiti, vedete che, anzi nessuno di voi lo vede, ma bacia il cinturone, gli sussurra una parola che è incomprensibile, che noi non sentiamo, e poi appoggiando l'occhio al mirino allinea con una delle guardie che si stanno muovendo più o meno sul perimetro interno di questo cortile, e fa fuoco. E io direi di far partire una bella musichetta. Ai Chaplin, vai! Go, 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 go! Apriamo le danze, signori! E con la torretta, ovviamente, la prima cosa che faccio è cerco di far saltare il cancello. Ok. Allora, ti dico subito, allora fatemi subito un bel tiro con le armi delle PC. Ok, sì. Basta che clicchi sopra la torretta, vero? In teoria sì, ti dovrebbe già dare... Sì, mi dà range, sto sparando, sparo short perché gli sparo quando sono vicino. Ok, roll. Devo fare il tiro anch'io, giusto? Sì, perché tu hai un'altra arma, io il colpo va. Che arma hai usato tu però? Aspetta un attimo. Io ho usato la torretta con il cannone a impulsi. Ah ok, allora io uso un'altra. Però hai tirato... Aspetta un attimo, hai tirato con Chaplin però, chissà come mai. È perché mi viene fuori così. Ah sì, è vero.
Perché forse perché la dovrebbe selezionarlo dovetta... Aspetta, ah, sì. Puoi cambiare il personaggio dopo. Ah sì, perché non ho, ho visto dopo che c'è Zeppelin. Beh, okay. ritiro, sì, non sì, c'è ritira problema. Ritira col tuo anche perché se no non hai modo di pushare. Ecco, esatto. Eccola, pushiamo. Ecco il cazzo. Lancio anch'io. Ah, buono. Buono, buono. 3 successi. Allora, tu Mason spari con il cannone a impulsi di plasma in fase che ha un gentilissimo 6 di danno al primo successo e volendo che diventano 7 danni con il secondo risultato, a meno che tu non voglia usare... No, vabbè, per il cancello no. Ok, e... Vedrai dopo. Tu, Yona, usi la Gatling, praticamente, il mitragliatore rotante da 20 mm, che ha un danno 3, onesto, e puoi ovviamente pushare ancora, nel caso tu lo voglia. No, non è necessario, direi. Allora, facciamo una bella roba a questo punto. Il buon Vimieschi ha sparato e ha dato il via a tutto. Adesso facciamo una roba. Io vado da qui, dai PNG, e vi prendo. Fatemi vedere quanti sono. Allora, abbiamo detto, sono 3... 5... Allora, un attimo, che arrivo. Ah, eccolo qui, sì, benissimo. I ribelli sono... 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, fatemi fare giusto un tiro con Vimieschi, che a questo punto lui aveva, abbiamo detto, aveva... Dunque, oggetti, armi, fucile a impulsi pesante Armat, che è questo, quello da cecchino dovrebbe essere, esatto. Minchia! Bravo, Zimieschi, sei il nostro eroe! Direi che gli ha fatto saltare le cervella. Vimieschi... Ne ha colpiti 3 in un colpo. Vimieschi spara con il fucile pesante. Fatemi un attimo controllare una roba, ma direi che lui spara. Allora, fatemi un attimo vedere. Extreme damage 3, una variante mitragliatore, canna più lunga. Ok. Allora, lui fa così, divide, essendo quest'arma, fatemi controllare, che questa è una regola che avete anche voi nel fucile a impulsi anche normale, perché tutti i fucili a impulsi sono così, fatemi vedere se anche questo ce l'ha. Ranged, Eevee, mi sa che questa non ce l'ha, fatemi vedere. Power damage, perché dovrebbe avere la regola del fuoco automatico, che però non so dove mi segna qui, non ho idea di dove me lo segni, però come regola il fucile a impulsi non so perché non lo segni qua. Quantità, damage, reload, attributi. Me lo confermi, aspetta. Hammer, il fucile a impulsi dovrebbe avere come regola automatico. E dovrebbe avere il full auto. Full e quindi auto, esatto. Dovrebbe darti 2 dadi bonus al colpo, però devi dichiararlo, anche perché ti prendi uno stress quando lo fai. Ah, ok, esatto. Perché praticamente le armi che hanno full auto, tu puoi fondamentalmente ti pigli uno stress, hai 2 dadi bonus e i successi che ottieni, cioè le ferite che fai, i colpi che fai, li puoi suddividere tra vari bersagli.
Sì, non mi ricordo se è solo con un altro bersaglio, cioè c'è il primario normale e poi c'è il secondo in cui ti puoi fare altrettanti danni come faresti al primo, cioè il colpo dell'arma, e poi tutti i successi ulteriori li consideri come stunt normali. Comunque noi in questo caso non lo usiamo, perché comunque Dimieschi ha sparato a uno, e quindi questo ve lo dico anche dopo, se voi volete usare il full auto per qualche ragione la andiamo a vedere dopo la regola. In questo caso un ribelle di sicuro è andato. Voi altri due invece quindi avete fatto fuoco con i cannoni, e fatemi controllare un attimo una roba. Allora, il gate... Yard. Allora, sì, va bene, lo tengo come una porta corazzata standard. Ovviamente quello è un cancello abbastanza solido, quindi ha un'armatura di 6. Voi mi dite, allora, ditemi più che altro, quindi tu avevi detto, Iona, che non facevi push. No, non pushavo. Ok. Tu, Mason, tu, Iona, col mitragliatore rotante, stai comunque sparando al cancello o stai sparando attraverso il cancello per cercare di colpire qualche ribelle? Ah, no, ok, se posso sparare attraverso il cancello, allora pusho, sì. Anche, eh? E, beh... Diciamo che se lo fai lo puoi fare, però chi è, a parte che chi è dietro il cancello ovviamente è dietro il muro, ci sono dei veicoli, quindi avranno un tiro copertura. Hammer, mi ricordi, il tiro copertura è un bonus armatura fondamentalmente? Sì. Sì, armatura, devi decidere te, non so se è considerato come porta, inner bulkhead... Su me dai 4 ai 5 dadi armatura ce l'ha, eh? Esatto, sì, guarda... perché sono dietro un muro comunque, cioè la linea di vista non è proprio sgombra, capito? Quindi... No. Dimmi tu, Iona, se vuoi sparare a quelli dentro, che però ovviamente sono più difficili da colpire, cioè sono... oppure se anche tu miri a tirare giù il cancello. Ma il cancello quindi cioè, regge ancora i colpi, non è venuto giù. Il cancello devo tirare l'armatura e ha dei punti ferita, diciamo. No, allora miro al cancello a questo punto e pusho anche. Va bene. Pensavo fosse qualcosa di molto più... No, beh, un cancello di metallo, cioè... Sì, sì. Beh, dai. Ok, due successi comunque. Li convertite, vi chiedo, a questo punto, sia te, Iona, che Mason, se convertite il secondo successo che avete fatto in danni. Sì, io in danni, perché io voglio buttare giù il cancello. Quindi diciamo sì, che... anch'io. Benissimo, quindi diciamo che c'è un totale di 6, 7, 10, 11 danni avete fatto. Tiro l'armatura, 10 danni. Volevate sapere se il cancello veniva giù? Avete concentrato tutto il fuoco sul cancello, che fondamentalmente salta per aria, e vedete proprio le due parti della cancellata che volano per aria con un'esplosione, proprio che rotea in aria sta cancellata e ripiomba. Ed arriva l'A-Team. Sì, sì, sì. Minchia. E piomba a terra proprio con un clangore metallico. E a questo punto, sopra le vostre teste, sentite urlare i motori di una navetta Cheyenne da trasporto truppe che vi sorvola, e con le luci di posizione che si intravedono nel cielo, che ovviamente ormai sta diventando scuro, è pomeriggio tardi, insomma, però la vedete bene, e... Praticamente si vede questa inquadratura del cancello che vola per aria, intanto sopra passa la navetta Cheyenne, che fa una specie
di piccola impennata, perché rallenta i motori quando si trova sopra alla villa, e delle corde vengono immediatamente lanciate dalla rampa che si è sul ventre della navetta, che si è abbassato. Delle corde, delle funi scure vengono di nylon, vengono lasciate cadere, e a questo punto Silva e Amber, mi fate per favore, per calarvi, vi dico subito che cos'è, avete un tiro di mobility facile, quindi con un bonus di più uno, per scendere dalla corda in velocità senza incidenti. Allora io faccio la fine, non so se avete presente Black Hawk Down, quando c'è il tizio subito ti faccio ti tronchi le gambe subito, vediamo. Avete un bonus di più uno, vi ricordo, perché comunque siete imbragati. Yeah. Vabbè, Hammer, cioè, ragazzi. Lo fai. Madonna. Madonna mia, cioè. Ma chi vi ferma? Cioè. Siamo marini. No, ma infatti. Allora, la scena però è questa. Perché sì, prima facciamo andare i tre Lambda. Sempre con urla, sbraiti e compagnia. C'è Silva che dice: ai vostri posti, è giunto il momento, Marinco. Uno, due. E ci sono questi luce che vanno verde, giù. Luce verde, esatto, con tutto il frastuono dei Marine, proprio comando militare. E poi Silva guarda Hammer, c'è proprio un sorriso, adesso c'è Silva che Hammer la vedi, che finalmente è sul campo e si diverte proprio, infatti ti guarda, ti sorride e dice: andiamo a divertirci, Hammer, facciamo i secchi. E Hammer... Sì, scusa, finisci Silva, scusami. Ah no, appunto, poi ti fa proprio un colloquio, ti fa un clin d'œil, come si dice in francese. Cioè proprio andiamo, divertiamoci compagno, e poi si cala con la corda. Sono i tre sì, tipi? I tre tipi proprio vi seguono, sono belli addestrati anche loro, proprio senza problemi. Tanta roba. Atterrate tutti e cinque sul tetto, dove c'è una antenna parabolica che fa probabilmente da trasmettitore, da televisione, un po' tutto, una bella antenna. Serve per vedere Sky. Assolutamente. E poi vedete che sul tetto, in cemento, c'è una botola che ovviamente porterà all'interno dell'edificio. Amber è sceso, guarda, dopo lo scambio con Silva, è sceso con una tale voglia di uccidere che praticamente usa il suo secondo successo per impressionare, e praticamente si lascia andare da circa 3 metri dalla corda e atterra proprio boom vicino alla botola, impressionando il insomma, non so se poi è una persona e basta, comunque facendo questo gesto più atletico di quello che assolutamente era necessario. Allora, quello che voi dal tetto vedete è un'altra cosa però, e cioè che adesso poi lo devo anche recuperare. Escono dalla casa di corsa altri due ribelli nella zona interna, diciamo, proprio escono dalla casa, quindi nel perimetro interno. Il problema è che voi li vedete chiaramente uscire questi, e imbracciano dei lanciarazzi. Andiamo d'iniziativa, Master? Ma sì, ma infatti, cioè noi siamo dall'alto, quindi possiamo trucidarli prima che voi notate, voi notate questa cosa, sì. E infatti ve l'ho detta, perché in questo momento io direi che a questo punto andiamo tutti d'iniziativa e farei... Fatemi vedere una roba un attimo. Ci piazzo, fatemi pensare, piazzo Chaplin qua, che così dopo lo prendo anche. Iona e dove
sei, Mason, qua. Mason, che siete quassù, così prendo tutti voi, tutti ribelli, più Zimieschi. Aspettate che non so, non capisco come me li possa prendere. Quanto è bello vedere il teschetto sui nemici. È che non capisco come mai non mi faccia. Comunque questo lo tiriamo sotto. Sì, sì, bah! Proprio dritto, proprio. Ehi! Bah! Ah, ok, facciamo... Ok, ce la devo aver fatta, perfetto. Quindi, iniziativa, boom, tutti sulla colonna dell'iniziativa. Nah. Io tiro già gli NPC, così... Hammer e Silva si sono già stancati, praticamente hanno fatto tutta questa bella uscita e poi si incantano. È che siamo tantissimi. Infatti, Master, non so, Master, di come consiglio, se ti conviene raggruppare NPC buoni e NPC cattivi. Secondo me conviene. C'hai ragione anche te. Aspetta che la resetto. Sì, è proprio il gioco di fare così, cioè di fare inizi non alleati. Sì, perché ci abbiamo tanti di quegli NPC che... Allora, facciamo... Aspettate un attimo, facciamo solamente una cosa, guardate, annullo l'iniziativa. Facciamo una roba molto pratica, e cioè a voi vi prendo tutti... e prendo un solo ribelle... E prendo Zimieschi anche. Ok, ok. Guardate che... No, perché mi ha preso... Ma che cavolo è? Aspettate, no, un attimo. Ho sbagliato tutto. Scusatemi, ma qua tutte le volte è un marrone. Questo, un ribelle, i mieschi. E ci siamo. Niente, noi continuiamo a incantarci. Così, devo andare così. Sì. Cioè, probabilmente ci stiamo guardando. Io tipo che ho fatto una piroetta da una parte, tu hai fatto sto salto e ci guardiamo di Giona una incredibilmente sul pezzo. Ma chi te è Mason, eh? Sì. Ah, scusa, mi sono dimenticato. Voilà. Cazzo. Con l'iniziativa c'è una sfiga che fa paura. Ragazzi, Chaplain, se non gli dite niente in contrario, lui vi guarda. E visto che il cancello è stato sfondato, entra. Vai, Chaplin, sempre dritto, tiralo sotto. Pisa avanti la cloche, che anche l'APC si guida con questa specie di cloche di comando, con queste due leve, proprio le punta in avanti, le gomme stridono e bam, proprio entra passando sul cancello metallico, schiacciandolo. Ci sono i ribelli. Ed entra dentro, perfetto. A questo punto Yona è preso dall'adrenalina e punta la Gatling verso il gruppo di ribelli che è uscito con i lanciarazzi. Ma non lo vediamo però. Non lo vediamo? No, perché c'è un altro muro, vedi? Ah, sì. Ok. Allora. È vero, pensavo non lo vedi, è vero, non lo vedi, ma come tutti... Ma noi abbiamo delle radio? Esatto, voi avete tutti okay. il microfonino, quindi qualcuno avrà urlato RPG, cioè... Quindi per me gli avete dato indicazioni che sono usciti due. Come ogni film militare insegna, se il fucile è abbastanza grosso spara anche attraverso i muri. Vai allora! Che vai. Secondo me la scena ci sta, voglio dire, una Gatling su un... Ovviamente avranno un bel tiro armatura questi, ma se vuoi provare,
spari alla cieca, proprio fai una specie di prrrr, no, cioè una roba sì, così. Sì, sì. Yona, Yona in realtà ha un attimo di esitazione, ha dei flashback di quello che è successo l'ultima volta, del suo compagno ferito a terra, e, proprio per la sua avventatezza, ma l'adrenalina è così tanta e non vuole essere da meno rispetto agli altri, fa un respiro e preme per sparare. Allora, devo andare su. Giusto. Sì. Ti cazzi. Porca troia. Ti cazzi. Allora, io ti chiedo, vuoi tentare di andare ancora più oltre? Pushi. Sì. Sì. Tieni, cioè, perché... tieni proprio le dita sul... Sì, 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 ormai, cioè, Yona ha proprio superato il punto di non ritorno. Me coglioni, 5 dadi. 5 successi, benissimo, sono 5 successi, il che significa che il primo fa 3 danni, vuol dire che ne hai altri 4, quindi sono 7 danni totali. Sono 7 danni totali, il muro... che è proprio un muro, è un piccolo muro di cinta, non è grosso come quello esterno ovviamente, però sarà sempre in cemento, comunque pure in mattoni, comunque una roba interna, viene sicuramente crivellato, ma ovviamente conferisce un buon tiro armatura a loro, e vi dico sinceramente, se l'armatura dei Colonial Marines è un valore armatura di 6, chiedo anche a te Hammer, che magari hai già giocato e cose, un muro quanto potrebbe essere? Allora, tra le cose tipiche che dà, sì, dà tipo porta 4, diciamo parete interna 5, parete esterna 6, poi c'è parete armata 7 più, ma sono cose generiche, secondo me, boh, non lo so, può buttarla fra il 5 e il 6, non sì, so di che 6, tipo... Sì, 6, almeno quanto l'armatura di un Colonial Marines. Un Marine. Sì, dai. Allora, 6. Ci sta 6. Allora, 6, benissimo. Quindi tu hai fatto 7 danni. 6 danni. Beh, amico mio, 6 danni vuol dire che uno dei due viene praticamente segato a metà. Voi dall'alto del tetto vedete proprio la scena dall'alto della torretta dell'EPC, anzi dei cannoni, quelli che sono davanti, il piccolo cannoncino che è sul muso, che proprio... si sposta da destra verso sinistra completamente in maniera... Due cose però, Master. Vai. Lui sta usando la Gatling Gun, no? Sì. Sì. C'ha sia l'armor piercing che la full auto, volendo. Quindi la full auto, se poi la volesse usare dopo, ormai lo dichiara. E poi ne avresti colpiti tipo da due in su, con 6 successi, cioè li facevi fuori tutti praticamente. E poi avrebbe l'armor piercing, quindi dovevo usare... sì. Sì. Metà del valore armatura, giustamente. E allora guarda, non c'è problema. No, è venuto fuori uno, cioè, non lo so, lo facevo per riordinarci. Guarda, io non ho problemi. L'armor piercing lo ritiro, quindi anziché 6 il muro vale 3. Sì, sì. E quindi fa step. Benissimo, quindi hai 7. Lo apro tutto. Il full auto, mi ricordi un attimo come fa, quindi se lui volesse dividere i successi. No, allora lui deve dichiararlo, dichiara che usa full auto, okay. Quindi si prende più al tiro automatico, si prende uno automatico subito, però praticamente poi per ogni successo che fai oltre al primo lo puoi dare a un altro target entro short range e praticamente e te lo assegnandolo all'altro a questi altri target si prendono lo stesso danno del primo, è come se te facessi una raffica praticamente, no? Quindi te colpisci 1, 2, 3 in base ai successi che fai sostanzialmente, poi se ti avanzano comunque successi li puoi usare per stunt, però lui proprio utilizza il termine secondary targets, quindi come target secondari, come se fossero più di uno, poi potresti arrivare a colpirne 4-5 se tu facessi 4 successi, ecco. Certo. Beh, allora, per come avevo dichiarato io l'azione, avrebbe senso, perché Yona proprio preme
il sui comandi proprio per sparare tutto quello che ha. Allora, però avresti dovuto dichiararlo prima e già metterti uno stress di default. Sì, lo stress l'avevi preso perché hai fatto push. Quindi mettiti un terzo stress. Che l'avevi dichiarato. Avevi in realtà altri due dadi. Quindi se mi vuoi con lancia... Vabbè, ma se è troppo complicato lascia stare, tranquillo. No, lo facciamo, beh, vabbè, come vuoi. Ma sì, dai, lascialo per gli altri quello lì. Ma sì, non importa. Dai, ha più senso che ne hai seccato uno così fichissimo e poi dal prossimo li buttiamo giù come birilli. Sì, va benissimo, va benissimo. Per me ci sta, nel senso che tu hai fatto... quindi sarebbe il primo, il suo bersaglio principale, è quello che si prende fondamentalmente i danni che lui gli vuole dare. Lui ha fatto 7 successi. Sì. Poteva dividerli. Cioè, i primi tre andavano sicuramente sul primo. Sì, gli altri, in realtà, al target secondario può fare lo stesso danno del damage rating dell'arma. Okay. Cioè, lui praticamente fa al primo, 3 danni al secondo, 3 danni al terzo e così via. O, dipende se ulteriormente, magari non ci sono abbastanza avversari e quindi ha fatto molti, cioè, gli avanza distante da applicare ulteriormente, quello dipende dalla situazione. Cioè, lui li avanza questi qua, li avrebbe... Voi vedete dal tetto che uno viene segato in due, l'altro fa un urlo e si era lanciato di lato e molto probabilmente è stato ferito, però non è morto, però è solo questione di tempo. Quindi ora sta ai ribelli. Allora sta ai ribelli, che poverini in realtà sono visti arrivare addosso, cioè sono trovati nella merda. Loro chiamano il loro con le radio chiamano il loro compagno, che voi dal tetto lo vedete che in mezzo al fumo di tutti questi detriti del muro che è esploso corre riparandosi e con il movimento va nell'area questa dove c'è l'APC e con lancia raffi prova a sparare alle APC. Vedi, si chiamano compagni, sono comunisti. Allora, fatemi vedere. Lanciaravvi, RPG, glielo diamo. È un Armat. Ah no, lanciarazzi. RPG M5. L'RPG M5... sì, non mi dà tutti. Io non capisco perché non mi dia tutti i dati della cosa. Fatemi vedere un attimo. Armat RPG. So perché non mi segna mai qua sulla cosa se è armor piercing, se... Non so perché non me la segni sta roba, che è un po' una... Vabbè. Te lo dà solo nelle note, quando apri l'edit. Ma aprendo anche l'edit non c'è scritto. Sul granata... Nemmeno sul lanciagranate, Neanche sull'armat ti dice niente. Non capisco perché non siamo solo stati... solo sulle se chiedo intanto faccio il armi, non lo dà. Intanto faccio il tiro per colpire le PC. Se intanto qualcuno mi controlla come si chiama? Si chiama in inglese o in italiano? L'M5 A3 RPG Launcher. Esatto. Single shot e armor piercing. Ok. Cazzo! Parte questo missile lasciando una scia
dal suo lanciarazzi da spalla e vola verso il vostro APC. Fuck. Fa da mage 5 col primo e il secondo successo un danno in più, quindi 6. L'APC, fatemi vedere quanto ha. E di mezza. Armor rating di 8. 8, quindi di mezza. Dovete lanciarmi 4 dadi. Chi è che li lancia? Lancio io? Fate voi. Vai, lancia tu. L'onore è tuo. Il suo onesto lavoro l'ha fatto. Quindi 5-6 danni, quindi 5 danni. Vi impatta con una forza incredibile. Ma resiste ancora? Resiste, ma avete... Considerate che avete... Esatto, scafo 8 vi è andato a 3. Ovviamente il lanciarazzi è a colpo singolo, quindi va ricaricato. Sapete che un altro colpo a breve non vi arriverà. Non credo che arriverà a ricaricarlo. E ci sono i vostri scagnoffi, i vostri marines.jpg, che ovviamente attendono gli ordini da Silva su chi ingaggiare. La prima persona a cui dovevano sparare era lancerà quelli che sono a vista. Questo. Beh, se gli dici di occuparsi di quello con lanciarazzi, sicuramente ci provano. Ora sono in tre, quindi sono dei marines. Io spero che uno riesce a centrarne comunque uno. Penso che hanno un addestramento per quello, quindi tipo sparate a quei cazzo di bastardi che stanno sparando a noi. Cioè, quindi a uno gli date l'ordine di lanciarazzi. Di sparare a quello con lanciarazzi, che a questo punto è in un'altra area. Anzi, voi siete sul tetto, quindi è a due aree di distanza. Fammi vedere distanza, il fucile impulsi è long, quindi dovrebbe, fatemi vedere se ci arriva, fatemi pensare un attimo, tempo e spazio, short, medium, long, sì, che beh, fino a quattro zone, certo. E e a distanza lunga a un meno 2. Ok, e vai damage 2. Lo colpisce. Vedete che il ribelle col lanciarazzi stava cominciando a ricaricare, si deve lanciare dietro, ma c'è uno schifo di sangue. Però vedete che si sta ancora muovendo. Minchia. Quindi... È peggio degli alien questo. Sono grossi, cioè i ribelli sono gente dura. Quindi un altro Marines a questo punto dei tre sotto l'ordine si concentra sull'abbattere quella minaccia, quindi ha sempre un meno 2 al tiro. Poi a livello di scena comunque stanno sparando più o meno insieme. Sì, sì, stanno sparando. Dal momento in cui l'abbiamo visto, cosa assolutamente. Che succede? Questa è una pippa. Non ce la fa perché l'altro il ribelle si è lanciato dietro una copertura, dietro il muro, che comunque ormai è semi abbattuto dai colpi precedenti. L'ultimo Marine. Bravi. È così, Nada. Bravi. L'ultimo Marine. Vedete che concentra il fuoco e il lanciarazzi vola per aria insieme a un braccio del ribelle che lo imbracciava. A questo punto, Silva,
Attimo, guardo se al di là del tizio dei lanciarazzi che adesso è morto, ci sono altri con delle armi troppo offensive che io vedo dal tetto in questo momento che stanno minacciando l'NPC. No, quello che vedete sono quelli con il con gli AK-47. Ok, a questo punto la botola, vado alla botola e voglio aprirla. Comunque okay. Mi affretto per andare a vedere quello che sta, se si può aprire, dove porta, eccetera. Quindi, secondo me con una doppia azione veloce, volendo, potresti entrare, oppure apri la botola e provi a dare un'occhiata dentro, anche se da lì... Sì, no, prima do un'occhiata, perché se ce ne sono 50 che mi stanno guardando dal basso, esatto. Forse prima di arrivarci mi piace il combattimento, però... Beh, di prima guardo. Sarebbe stata una cosa da Hammer buttarsi in mezzo e girare su se stesso con smart. Al massimo preparo la granata, dico Hammer qua, centrali tutti. Butti un'occhiata dentro. Butti un'occhiata dentro e ti dico subito, allora tu fondamentalmente stai guardando in questa zona che si chiama landing. Ti dico subito che cosa potresti vedere. Allora, upstairs. Tu vedi un ribelle dentro che, buttando l'occhio, non sta assolutamente guardando in alto, nonostante il rumore che c'è stato, gli spari, eccetera. Ed è parecchio strana questa cosa. Sta indietreggiando sta uscendo da una porta, fondamentalmente indietreggiando. Lo vedi parecchio, ti sembra quasi sconvolto, ma è l'unica cosa che riesci a vedere buttando un'occhiata veloce. Cioè, sento dei rumori all'interno, a parte il baccano dell'esterno? È difficile. Sta succedendo. C'è troppo casino all'esterno. Tu conta che ci sono armi che stanno sparando. Anzi. Giusto per darvi l'idea, fatemi vedere un attimo. Potrei anche mettere il... potrei mettere anche un po' di suoni. Prego, vai pure. È armato? Il ribelle? È armato con una pistola. Io da dove sono posso colpirlo o no? Ok, ha un fucile, ha impulsi. Puoi colpirlo, direi. Sì, come azione ti ho dato unica. Se proprio volessimo essere fiscali, eri già in quell'area, quindi con l'azione veloce hai aperto la botola. Sì, certo, allora c'hai l'azione lenta, volendo, sì, ti puoi sporgere e colpirlo. Bene, quello che faccio. Oltretutto deve essere di spalle, per cui è un bersaglio semplice. Dovrebbe esserlo. Ehi, Silva! Uno. Pushi? Pusho, sì. Anche perché quando inizio qualcosa la voglio finire. Per cui se vedo solo che l'ho preso di striscio oppure solo ferito, sicuramente gli sparo di nuovo. Pusha. Ma il mio amico non me lo lascia fare, come sempre il computer. Aspetta, clicca una sola volta, diamogli un attimo di tempo, perché la volta scorsa... Ma glielo sto dando. Te l'aveva fatto, si era deciso. No, però non sta succedendo niente. Non lo sta facendo, no. Quindi provo io a farti push. Allora, vediamo cosa succede. Bene. Ok. Panico, come però stesso. Mantieni il sangue panico. Freddo. Ti rimane. Hai fatto due successi. Quindi vuol dire che se li converti tutti in danno, gli hai fatto 4 danni. Sì, assolutamente. Lo ferisci pesantemente. In questo momento ha un bersaglio, sì. Lo ferisci pesantemente, lui cade di lato, lo sbatti praticamente contro la parete. Non è morto, però.
questo punto scendo per finirlo. Ma non sono tre danni? Due più uno? Mi sono perso qualcosa. Ah sì, no, tre danni, perdonami. Sì, l'hai comunque ferito gravemente, ma è ancora vivo. No, hai assolutamente ragione, perdonami. Avevo raddoppiato tutti e due. No, sì, sono tre danni. Scenderò per finirlo, ma forse questo lo posso fare solo dopo. Sì. Dimmi tu. A me. Sì, lo puoi far dopo perché hai già usato tutte e due le tue. Esatto. Le tue azioni. Yes. Sì. Ora, a me come giocatore la reazione che ha avuto sto tizio giù non mi è piaciuta, perché se ti arriva un comando dall'esterno e da sopra non sei attento a quello che stai facendo, ma quanto alla minaccia esterna. Detto questo, Hammer non se n'è accorto, quindi se il capitano è sceso o è rimasto lì, non ho capito. Sta per scendere, visto che ha sparato. È ancora su, esatto, si esporta dal... Hammer scende. Grande Hammer, perfetto. Hammer si butta praticamente dentro la botola. Sì, per quanto mi riguarda, con un movimento tu riesci ad arrivare già in quest'area qua. Non prende le scale, proprio si lancia dentro. E c'è un ribelle vivo, però vedo, no? Questo qua davanti a me. Ferito, sì, c'è sangue. Gravemente sì. Ferito. Faccio volare qualche pallettone. Va bene, perfetto. Però se sei sceso magari la vedi anche la cosa dalla quale stava indietreggiando. Non lo so, mi sembra, credo che sia in una di queste stanze, perché lui era all'altezza della prima o della seconda stanza. Sì, ovviamente vedi, se c'è qualcosa. Sì, è proprio lui stava uscendo da questa porta qua. Io però questa cosa non l'ho vista, vedo solo un ribelle ferito che deve essere in questo momento. Assolutamente. Che viene disinfestato. Spiaccicato contro il muro. Hai tirato con ranged, ma non hai tirato con l'arma. Ogni volta mi scordo di fare sta cosa. Ti ritiro con l'arma? Non so perché mi viene tirato. Avresti. Guarda quanti, se no, visto che hai fatto due successi, guarda quanti dadi bonus ti dà l'arma. Allora me ne dà, mi pare sia 3. Sì, 3. Sì, la smart gun ti dà 3. Allora tirami 3 dadi a parte. Minchia. È a posto così. Quelli lì erano. Ok. La smart gun quanti danni fa? 3 danni, l'altro glielo metto. Aspetta, se con 3 danni muore vedo se c'è qualche altro stunt. E con 3 danni ti confermo che muore. Lo crivelli, lo tagli quasi in due con la smart. Allora per scambiare l'iniziativa lo dovrei fare con quello con che ho colpito, immagino. Cioè posso scambiare l'iniziativa con loro, ecco. Questa è la mia domanda. Puoi scambiare iniziativa con sì, con i ribelli, genericamente. Allora, che sono... Sì, allora faccio questo, Master. Ok, perfetto. Quindi è una cosa che puoi fare anche te o lo devo fare io? Quindi, boh. Aspetta, swap. Tra l'altro, sì, ma non puoi swappare perché il ribelle che hai ucciso era quello dell'iniziativa. Vabbè, allora guarda, facciamo così. Lo puoi rimettere proprio. Sì, esatto. Faccio così e qui gli tengo la vita a zero, che tanto ci ricordiamo che... Adesso puoi swappare. Quindi lo swappo lo swappo con il 3 fondamentalmente. 3-8, yes. Sì, sì. Ma perché fa così, porca vacca? Aspetta, swap con il 3. Perché mi apre male la finestra. Chose combatant. Ribelle di Ariarchus. Ecco, adesso Hammer è giusto. Devi swappare Beatrice con il ribelle. Sì, e poi ci siamo. Perfetto. Perdonatemi, ma qui la finestrella è sempre Beatrice. Infame. Silva. Ecco. Ci sei, mi hai swappato anche me, però va. Io l'ho swappato. Ah, però no, è giusto perché siamo pari, no? Morto, è giusto. È giusto. Perfetto.
A posto. A lei. Tocca, okay, a Mason. A questo punto, sì. Mason orienta il cannone su di lui. Fuoco! Short, sempre Mason. Che cazzo? Adesso mi pare più che corretto. Il cannone di impulsi a plasma in fase, mi controllate per favore se ha anche questo un... Perfora armor piercing. È solo armor piercing. Solo armor piercing, quindi fino a... Va bene, quindi vaporizzi uno dei ribelli, fondamentalmente. Eh sì, ho damage 6. Eh sì, proprio lo vaporizzi. Ciao ciao! Rimangono solo gli stivali fumanti per terra. Esatto! E quindi i ribelli erano stati swappati, ma in realtà avevano già agito. Yes! E quindi tocca sta a Zimieschi, che... Il nostro cecchino... Riprova con un bel... Esta! Stavolta... C'è troppo caos, accidente, troppo fumo e... Vedete un colpo che parte, ma non... E colpisce l'NPC! Esatto! che ovviamente esplode, fa quella piccola scintillina che poi... È perché ha colpito il serbatoio, Esatto! Allora, okay. Chaplain, in realtà lui ha fatto, a meno che non gli diate degli ordini, però li deve ricevere. Vai contro questo qui! Cosa vai, quindi, quello verso nord? È questo. Devi tenere premuto, sennò non vedo. Ah, ok. E allora Chaplain, ti dico subito, che farà un bel... Farà un bel tiro di piloting per vedere se riesce a... Cazzo, Chaplin, sei una pippa! Chaplin si sposta... Non parte la macchina! Si sposta, ma non riesce a... No, lui si sposta, però non riesce a... investire, diciamo, i ribelli, perché si fanno da parte. Non è abbastanza rapido nel... deviare il percorso dell'APC. Non è neanche un robot, non posso dire neanche maledetto toaster. Iona. Beh. Sei stressato, Iona... sei stressato e hai una Gatling per le mani. Esatto, quindi cosa fa? Ovviamente spara e a questo giro faccio la sventagliata, non mi ricordo com'è che si chiama. Il full auto. Full auto, allora il full auto. Ti devi beccare subito di default uno stress. Ma sì, ma vai, via. Dopo stress. Che ti sei dato lo stress, tiri con l'arma del veicolo. Mm-hmm. Range corto. Con un bonus di +2 ulteriore. Con un bonus di +2 ulteriore, esatto, per il full auto. Ok. Quindi lo metto al base modifier? Sì, metti 2, esatto. Ok. È un onesto, se li converti tutti in danni, 4 danni. Vuoi pushare ulteriormente? Ti va lo stress a 4. Ma sì, dai, via, pushiamocela. Bravo, così mi piace. Tira grandi. Inizia a tremare, inizia a tremare. Hai un -2 a tutti i tiri di agility, quindi ovviamente anche sparare risulterà più difficile dopo. Let's go. Sì, e beh, ci sta, perché mentre sparo io ovviamente ho i flashback del mio compagno morto per colpa mia, quindi sono in totale PTSD. Assolutamente. Però la Gatling col tuo push fa un totale di 4 successi, che significa... Col full auto
col flauto ne hai preso uno, poi ne aver preso un altro e poi un altro ancora se sono a short, diciamo, cioè tutti quegli a short fino a 4 li puoi aver presi e avergli fatto, sì, il danno base dell'arma. Sì. Ovviamente ce ne sono tre vivi, questo, questo e questo. Allora, esatto, sono tre vivi. Questo, allora, con i danni totali che hai fatto, che sono 3 di base più gli altri 4 successi, più gli altri 3 successi, vuol dire che fai 6 danni e uno dei ribelli lo vaporizzi. No. L'altro gli puoi fare i danni base e anche qui lo ferisci molto gravemente, proprio fai una sventagliata e il danno base è 3, abbiamo detto, quindi è ferito molto gravemente l'altro ribelle. Gli tagli una gamba, to? Sì, non gli tagli forse una gamba, ma sì sì, proprio lo... sì sì. Cazzo, una gamba, peraltro, quindi, cioè, qualunque... gli basterebbe un colpo per essere tagliato a metà, però diciamo che gli arrivano delle schegge, insomma, gli è... però è... colpi di striscio, però è ferito molto gravemente. A questo punto, ah, allora, io ovviamente voi presumo che stiate ancora sul veicolo, considera Iona che hai fatto la tua azione lenta, con l'azione veloce, se lo ritieni necessario, puoi anche uscire dal veicolo e fare altro, se vuoi, se no... No, 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 per il momento sta lì. Ok, e usare l'oggetto personale è un'azione lenta, mi pare, vero? Sì, direi. Sì. È un'azione, sì, lenta. Ok, sì, allora sì. Niente. Hammer, sei in questo corridoio dopo aver appena falciato un ribelle. La porta, tu vedi due porte, una chiusa e una semi aperta, da cui molto probabilmente forse era uscito quel ribelle, non lo sai. Hammer non sa bene appunto che cosa ci sia qua, non ha visto la scena che ha visto il capitano, però si immagina che se ci fossero altri ribelli sarebbero usciti. Io non sento rumori particolari, tipo da queste stanze o dal piano inferiore, tipo urli dei ribelli che si vogliono organizzare, che ne so, qualche grido di allarme, grido di ordine particolare, roba del genere ovviamente. No. Più che altro qualche senti molto, anzi no, perdonami, ti correggo un dettaglio che potrebbe essere importante per te per decidere cosa fare. Allora ti dico anzitutto che no, non senti particolari rumori, non senti grida, forse senti del vociare concitato, ma non sono grida di guerra, ok, ti sembra vociare concitato, ma non senti altro. In più ovviamente c'è molto rumore che viene da fuori, quindi è abbastanza complesso sentire quello che sta accadendo al piano di sotto. Noti però una cosa, che entrambe le porte, in realtà, quelle che ti ho detto, questa è semi aperta, ma vedi che il montante, cioè proprio la struttura della porta, l'architrave della porta è danneggiato, e la porta che hai molto più vicina, questa, è completamente sfondata. Però non sento rumori da queste due porte. Io gli urli e voci li sento da sotto. Li senti, sì, senti del vociare un po' da sotto. Scusate un attimo, 3 secondi che vado un attimo in pausa. Rieccomi qua, scusate. Allora. No, dicevo. Sì. Scusa, capitano diceva ora in un attimo di conversazione al volo, il tizio era uscito fuori con la pistola, l'aveva in mano e la puntava o l'aveva in mano e basta? Cioè si era accorta lei che la stava puntando tipo all'interno della stanza o l'aveva in mano come arma così per difesa? Allora, tu non l'hai vista questa cosa, ovviamente. Lei, no, ce l'aveva in mano come difesa e lei aveva notato che era uscito indietreggiando proprio. Quindi guardando la porta, ma camminando all'indietro. Ok. No, perché c'è una questione di iniziativa, quindi io non volevo intervenire, non essendo il mio turno. E sono svappate voi due,
No, ma più che altro io via radio, come fanno i militari di solito quando comunque fanno un comando o un assalto da qualche parte, si dicono le cose, cioè destra, sinistra, c'è il tizio, c'è il Caio, due, tre, quindi quello il fatto sì, che ci sia... Ecco, ma... cioè io comunico, però questa è un'iniziativa, lasciavo... Io mi immagino siano comandi abbastanza secchi, nel senso non è che gli stai a dire ho visto un tizio che sembrava spaventato. No, ma anche perché... Cioè. No, anche perché lui poi è passato davanti, magari Silva pensava di entrarci per prima e vedere lei stessa cosa stava succedendo, certo, quindi ci sta che non gliel'abbia ancora detto. No, io per addestramento, Hammer per addestramento militare, se non sente rumori da questo piano e non avendo visto la scena devo interpretare questa cosa, lui non si immagina che non ci sia niente in queste stanze o che comunque non ci sia dei pericoli imminenti, perché è uscito un ribelle, non ce ne sono altri e sento del rumore da sotto. Quindi Hammer scende giù, fa le scale e dà un'occhiata da sotto, ovviamente scende un po' tutto sulla difensiva, diciamo, no? Un po' nascosto, un po' coperto, e se poi da già scendendo le scale vedo qualcosa inizio a sparare da lì. Poi insomma descrivimi un po' te, Master, cosa riesco a vedere dalle scale intanto. Allora, tu ti sposti, quindi scendi dalle scale, vai fondamentalmente verso il piano inferiore che dà su quello che ti sembra essere l'ingresso della casa. Le scale portano all'ingresso e ci sono, tu vedi scendendo, dei fori di proiettile sulla parete frontale, diciamo qua, come se qualcuno avesse sparato, ma quella è la cosa meno preoccupante che noti, perché sparsi sul pavimento e forse uno anche un po' sulle scale, e quindi tu hai modo magari di abbassarti e controllare, ci sono tre corpi in posizione scomposta. Ti avvicini a quello che è magari sulle scale e vedi che ha, come se avesse, è completamente insanguinato, come se avesse la gabbia toracica schiacciata, come se una forza lo avesse, una forza estrema lo avesse compresso e gli avesse rotto tutte le ossa. Infatti c'ha tipo il sangue che gli è uscito dalla bocca anche, eccetera, e ovviamente le braccia sono in posizione storta, proprio ha il busto schiacciato. Noi una descrizione di, come si chiamava, Botos, il capo loro, l'avevamo? Cioè, se l'avevamo lo volevo capire se era tra i corpi, se poi non sappiamo minimamente come sia fatto, ovviamente non... E allora, non mi metto... ve lo faccio vedere, sicuramente avete avuto, avete modo, oddio, l'avevate richiesto una foto di Botos? Voi avevate fatto delle ricerche su Botos? Mi sa di no, però. No, mi sembra proprio di no. E allora, nel senso, se aveste fatto delle ricerche, magari ve la potevo anche, vi potevo dire qualcosa, ma non avevo. Abbiamo proprio. No. Quindi sì, non hai idea di. Siamo venuti qui per menare. Vabbè, sento altri rumori? Cioè, sentivo delle voci da sotto. In questa stanza non vedo niente, in questo ingresso, immagino. Vedi queste vittime, questi colpi di proiettile lungo i muri, e questa porta che dà di qua, la vedi socchiusa. Ma le voci che sentivo prima vengono dallo studio, allora? Ti dico subito... Allora, sì, senti delle voci concitate, senti delle voci che vengono da quello che tu sai essere lo studio. Mi posso affacciare? Allora, tu ti sei mosso, diciamo, una zona erano le scale, due zone è per entrare nel foyer e evidentemente affacciarti se vuoi, se non ti vuoi fare vedere ovviamente, però mi devi fare un tiro di stealth o qualcosa del genere.
Sì, ci provo, tanto non fare altro. No, che poi non è stealth, è mobility in questo caso, direi. Perché poi non posso fare altro, ho fatto entrambe le azioni di movimento, no? Ok, ti scavalchi questi corpi che sono ammassati lì per terra in maniera scomposta, avvicini l'orecchio e la faccia alla porta socchiusa e intravedi del movimento dentro, come di persone, sono almeno 2, 3, forse addirittura 4 sentendo le voci, e stanno dicendo, è come se si stessero sistemando, come se stessero li senti parlare, non dico a bassa voce, ma quasi, stanno bisbigliando in maniera agitata tra di loro, dicendo: Botos, che cazzo facciamo? Quella cosa ci raggiungerà anche qui. State calmi, state calmi. Rovesciate il tavolo, ci nasconderemo lì dietro. Appena quella cosa si affaccerà da lì, la crivelliamo di colpi. E la cosa bella è che apparirà seriamente una cosa incazzata nera che si chiama Hammer, quella porta, e non la cosa che quello pensa. Assolutamente sì. Vabbè, comunque finito il round, quindi basta, postosi. Allora, diciamo che stiamo andando in chiusura per questa sessione, quindi io vorrei sapere, a questo punto, i soldati della vostra squadra che ordini hanno, Silva? Allora, neutralizzare gli uomini nel cortile come prima cosa per liberare il campo ai due dell'NPC, e poi venire giù anche loro, no, verificare che tutta la casa sia neutralizzata, sia libera, tutte le stanze, di conseguenza trovare come noi il nostro obiettivo, che è la... Perfetto. Wojcik. Non è solo il polacco di cui faccio fatica a pronunciare il nome, anche lei. Allora, i Marines sparano sempre verso i ribelli nel cortile. Due, tre, uno. Questo viene finito, era già ferito, stava sollevando l'arma per provare a sparare anche inutilmente contro l'APC che aveva provato a investirlo, dei colpi avevano rimbalzato sull'APC, ma si fa vedere, e quindi uno dei Marine dal tetto lo finisce. Gli altri due Marine provano a occuparsi dell'ultimo, che però sta nascondendo dietro dei veicoli che sono parcheggiati. Ma non a sufficienza. Ma con un urlo viene colpito e ferito. Silva. Io sono a questo punto davanti. No, sono ancora su in realtà. Sei ancora su? Tu ti eri solo Sono stato. Ancora su? Sì, sì. Scendi. Beh, certo che scendo a questo punto. È quello che intendevo già fare. Quindi guardo un attimo la situazione, visto che sono ancora su degli altri Marines. Vedo che stanno facendo quello che devono fare. Scendo e mi avvio a passo veloce e spedito verso la stanza da cui era uscita da dove era uscito il bersaglio. Voglio capire cosa c'era dentro. Ok, tu vedi il passaggio di Hammer. Cat and kill the Silva. Vedi il passaggio di Hammer, il ribelle praticamente tagliato in due, vedi i colpi, i grossi buchi sul muro fatti dalla smart gun di Hammer che ti aveva preceduto. Sì, io ho il fucile imbracciato. Noti una porta completamente sfondata qui, e una porta semiaperta con l'architrave un po' spaccato, da cui era uscito quel ribelle che avevi visto e di cui si è occupato poi Hammer. Quindi mi avvicino discretamente, ovviamente prima di entrare guardo cosa c'è dentro in maniera militare, riparata dal muro, però il fucile pronto, imbracciato.
Allora, se vuoi dare una sbirciata dentro, anzi, te lo faccio fare liberamente e faccio anche una cosa. Faccio un cambio di musica. O no? E la stanza è in completa penombra. Ci sono le finestre con delle specie di persiane chiuse, dalle quali filtra la luce e i flash degli spari all'esterno, che illuminano come se fossero dei flash la stanza. E tu butti l'occhio e vedi quella che sembra essere una sedia, praticamente distrutta sul pavimento. Intorno alla sedia delle corde di nylon, come se qualcuno fosse stato legato su quella sedia, ma ora ovviamente non la occupa più. La sedia è rotta, le corde sono gettate mollemente per terra, in parte sulla sedia stessa. C'è... La prima cosa che noti è una sensazione, un odore molto strano, umido, dolciastro. Riconosci sicuramente l'odore del sangue, forse anche di qualche corpo. Qui qualcuno è stato ucciso. E spostando lo sguardo tra un flash e l'altro degli spari all'esterno, vedi da dove arriva questo odore. Ci sono dei corpi, molti corpi, diversi corpi, almeno ne conti almeno 6, 5, 6, forse di più. Non vedi bene perché le loro membra sono piegate ad angoli innaturali. Alcuni non hanno la testa, altri... e sono stati impilati, praticamente. Sono stati ammucchiati, diresti, in un angolo della stanza. Se vuoi vedere di più, o entri, o ti chiedo un tiro di in questo caso di direi observation, con un malus però, perché la stanza è buia, quindi dark dovrebbe essere, fammi vedere, darkness meno 2. Prima osservo, poi entro. Se non riesco a vedere nulla, entrerò e sottovoce dico già a Dahmer, ma a tutti in realtà via radio. Credo che abbiamo trovato quello che cercavamo. Meno 2, hai detto? Observation meno 2, sì. E ho fatto un bellissimo nulla. Vuoi che pushare? Però puscio. Ok. E lascio pushare a te, mi sa. Ah, sì, no. Ok, scusami. Allora vado. Sarà difficile. Oh! Ma perché ti fa il fucile a impulso? Ah, ecco perché funziona. Mi sembrava i dadi fossero aumentati troppo. Ma perché? Ti ha aumentato lo stress? No, poi, non te l'ha mica aumentato. No, sono a due. Non funziona il push di Silva. È allucinante questa cosa. Ma è solo il suo? Ascolta, fai prova, una bella roba, ti metti. Prova, aspetta, vediamo se tiro io, aspetta un attimo. Andiamo? No, giustamente a me non lo fa fare. Ti metti uno stress in più e ritiri observation meno 2. D'accordo.
tanto non avevi... Adesso sarò a 3. Allora, observation, meno 2. Quanto, aspetta, quanto stress hai? Adesso 3, ho aggiunto 1. No, mi sa che vai a 2 in realtà, perché ne avevi 1 prima. Ah, allora me l'ha calcolato forse. Te l'ha calcolato, no, mettine 2 di stress. Sei a 2 di stress. E poi tiri... Ma posso anche aumentarlo, vista la situazione, non è un problema. E poi tiri observation meno 2. No, non funziona lo stesso. Niente. Non riesci a vedere altro. A questo punto, dopo aver sussurrato quello che già comunque avevo sussurrato mentre osservavo, entro. Pronta a tirare su qualsiasi cosa. Però sulla radio senti, usa la granata! Che non ho! Io non ne ho! Cazzo di ufficiali, vanno sempre via sguarniti. Ho un bellissimo fucile che sono pronta ad usare. Entri nella stanza. Sì. Senti un respiro. E quello che sembra essere dei singhiozzi sommessi, come di qualcuno che stia piangendo piano. Entrando vedi meglio, vicino a questa pila di corpi, uno di questi corpi in realtà non è un cadavere, ha una divisa da Colonial Marine, sporca di sangue. Questa figura è chinata per terra, come se si tenesse le ginocchia con le braccia e sta leggermente dondolando. Ha i capelli scuri. Si gira verso di te lentamente e riconosci a stento quello che era il sergente Wojcik. Ha delle... come se fossero delle vene nere, scure, che le partono dal colletto e le arrivano fin sopra la faccia, sotto pelle. È sudata, ha delle lacrime che le scorrono sul volto. Si solleva lentamente, ti guarda con uno sguardo anche spaventato. Le sue mani sono sporche di sangue. E ti dice: Devo solo riposarmi. Ho bisogno di riposo. Prude. Non ce la faccio più. Ho bisogno di riposarmi. E vedi i suoi occhi, che sono, non li definiresti più umani, sono cerchiati, sono neri, praticamente neri. Queste vene scure sotto pelle le arrivano vicino agli occhi. E le sue pupille sono ormai riconoscibili, sono completamente nere. Allora, aspetta che metto... Me l'ha messa? No, non me l'ha messo. Perché? Perché fa un po' il bastardo. E mettimelo. Non capisco perché mi fa dei problemi. Volevo mettere il segnalino di Wojcik, ma non me lo mette. Quindi volevo... Perché non è più lei, è per quello. Giustamente. Forse perché non ce l'ha l'iniziativa? Perché è già tirata, non te la volevo mettere. Dai, ma... ok, te l'ha messo. Qui possiamo fare... Ah no, guarda, me l'ha messo. Okay. Comunque, il combat possiamo anche finire, poi dopo se c'è da ritirare l'iniziativa... Ah ecco, infatti me l'aveva messo due volte, ok. Io anche la maschera antigas, quindi non so quanto sia comprensibile quanto le dirò, però dico: Amelia, mi dispiace davvero per quello che ti hanno fatto, per quello che sei diventata.
Allora, guardo un attimo una cosa, un attimo, perché tu glielo dici questa cosa, ma poi il suo sguardo, noti solo allora che quando lei tira sulla testa e ti guarda con questi occhi completamente neri e vuoti, c'è un effetto, questa cosa fa un effetto, e ti dico subito qual è, solo che me lo devo andare un attimo a trovare qui sulle regole, perché sarebbe lo sguardo ipnotizzante che hanno anche come attacco gli xenomorfi. È stato bello conoscerti. Vabbè, la missione l'abbiamo compiuta, dovevamo trovarla. Ti dico subito allora, un attimo che devo trovare la tabella qua sul coso, entrelling... Scusate, ma c'è sbasta... qua, trovare le cose un pochino... Allora, un attimo, dunque, fatemi vedere qui. È difficile trovare le cose qua. Allora, un attimo. Dunque. Non ricordo, non so assolutamente quale sia. Accidenti, perdonatemi, ma qui è sempre complesso. Fatemi capire un attimo qual è. Sarà Hypnotizing Gaze, forse? Sì, ma sai cos'è? Lo so, però non è esattamente quello. È un altro del... No, scusatemi. Lo so, perdonatemi, ma lo sto cercando sulla... Stranissima sta cosa, perché mi dice un attacco che però io non ho. Si chiama? Entrelling Gaze. E secondo non me è che è nella non è che forse c'hai te una stat dentro. Ce l'hai te nell'avventura magari come mostro. Molto probabilmente sì, solo che il problema è che non mi hanno messo il link qui e quindi non ho idea. Adesso ti dico subito, Dragon Marines, fammi vedere Wojcik, stage 2, allora fammi vedere un attimo, stage 3, allora adesso ci guardo subito, perdonatemi, ma stage 2. Anatema. Non lo trovo, quindi userò quello dello xeno, che comunque sia è... Ti guarda con questi occhi vuoti. E tu non puoi far altro che notare che, benché lei stia piangendo e si comporti come un essere umano, quegli occhi di umano non hanno niente. E vieni riflessa in quegli occhi, ti perdi un attimo. E il suo grido di dolore e di sofferenza ti dà un più uno allo stress. E devi fare immediatamente un tiro di panico. Uno. Che diventa un 4. Dura come la roccia.
Anche perché avevo il dito sul grilletto e mi dispiace, era una premessa per poi comunque ucciderla, quindi forse è quello che mi permette, malgrado tutto, di mantenere il controllo. Io l'avevo detto, lancia una granata, eh. Eh sì, e poi il medico già mi aveva detto che quella che avrei incontrato probabilmente non sarebbe più stata una Marine, un essere umano, per cui forse questo mi sta permettendo di mantenere un minimo di lucidità. E anche perché sai che tra poco arriva il CBRN. Benissimo, tu le dici queste parole, i suoi occhi, appunto, noti questa sua disumanità, tu le hai detto queste parole, mi dispiace, no? E ti chiedo, ora non siamo più in iniziativa per il momento, ma ti chiedo qual è la tua azione. Lei si è sollevata, appunto, è venuta verso di te piangendo e facendoti vedere questi occhi mostruosi. Senti che sta soffrendo. Premo il grilletto. Quello che le ho detto in realtà era un addio, era un quasi certo. Un ti libero dalla sofferenza, era una sorta di preghiera, di rispetto. Non l'ho detto con cattiveria, lo pensavo davvero. E il mi dispiace era vero, perché mi dispiace, è stata usata. È una Marine. Sollevi il fucile e tiri il grilletto. Contemporaneamente lei, dicendolo sempre più ad alta voce, si stava facendo verso di te dicendo: ho bisogno di riposo, ho bisogno di riposo, non ce la faccio, non ce la faccio più. Apre la bocca e mentre tu tiri sul fucile e spari, lei si lancia verso di te con una velocità che di umano ha veramente pochissimo. E a questo punto io direi che chiudiamo e la prossima volta partiamo con Silva che viene attaccata da Wojcik e vedremo con una nuova iniziativa cosa succederà, e gli altri che a questo punto per me si sono già occupati anche dei ribelli all'esterno, ormai la resistenza era... Questo mi sa che... Questo che era l'unico rimasto sì. è scappato è morto. Assolutamente, no, ma ve lo boom! Ci mettete pochissimo a occuparvi. Hammer al piano di sotto con dei ribelli spaventati, ma al piano di sopra il vostro bersaglio che si è già trasformato, non lo sai, in qualcosa di assolutamente alieno. Quindi io vi saluto, scusate per la perdita di tempo, ma cose che non avevo letto prima e purtroppo mi ha trovato... Tranquillo. E vi saluto, noi ci salutiamo subito dopo, io vado in chiusura e ci vediamo settimana prossima con Destroyer of World. Buonanotte. Buonanotte. Notte. Okay.